ringraziando tutti gli oratori, coloro che ci dedicheranno parte della mattinata a questo incontro, ma anche tutti coloro che o direttamente questa mattina o nei giorni prossimi, utilizzando il nostro canale YouTube, ci seguiranno. Quindi davvero grande ringraziamento. Voi sapete che la settimana, i giornali di oggi e di domani sono dedicati a un vero e proprio convegno, che è Educare alle con il patrimonio culturale digitale, che è il tema principale diciamo così, dell'essere stesso di Calter. Fra le finalità di questi 2 giorni, anche quello di raccogliere un po' le esperienze che molti di voi stanno facendo in varie parti d'Italia e in vari contesti culturali, non solo universitari o di ricerca, ma anche in biblioteche, archivi, eccetera. E ne vedremo delle belle oggi. L'obiettivo, come molti di voi ho parlato a voce, ma anche quello di scritto, se possibile, ci piacerebbe che queste esperienze, ancorché elaborate diciamo così, dalla partecipazione di oggi, di raccogliere un numero speciale della nostra rivista, proprio perché per dare testimonianza. E perché, poi lo dirò, approfondirò dopo, perché vogliamo, nella programmazione delle attività del prossimo anno scolastico, questo sarà il tema fondante, e quindi è bene, come dire, che i nostri docenti, il nostro sistema, non solo docenti, ma mi riferisco anche a tutti i sistemi educativi del MIC, possano trovare anche delle esperienze da cui partire. Settimana che molti di voi sanno abbiamo dedicato al professor Ruberti, un nostro maestro che ci piace ricordare proprio per la sua attenzione diciamo così, attenzione alla diffusione della cultura scientifica in particolare, ma in realtà uno degli ultimi suoi convegni, e quindi molto tempo fa. Lo ricordo alla Città della Scienza a Napoli, lo facevo proprio guardando alla rete che cresceva e al ruolo che la stessa poteva avere nei processi formativi ed educativi. Per chiarirci, la settimana per noi è sempre stato non un evento a sé stante rispetto alle nostre attività, ma fondamentalmente il momento di consuntivazione di un anno di attività per poi ragionare con voi, partendo anche dai vostri spunti, a come riprogrammare le attività per il prossimo anno scolastico. Questo per noi è sempre stato un motivo di, come dire, una sorta di ciclo virtuoso. Si lavora, porta a conoscenza, dopodomani 2 giorni i ragazzi ci faranno vedere che cosa hanno fatto per ripartire per il prossimo anno scolastico. Quello che mi piace sottolineare, ripeto, già vi ho preso troppo tempo, è che noi abbiamo alcune prospettive, cioè noi abbiamo sempre considerato la nostra attività al centro dell'Europa. L'Europa non è qualcosa che sta a Bruxelles, ma l'Europa siamo noi, il bene comune siamo noi. In più, quest'anno, grazie anche al riconoscimento della Commissione che ci dà un ruolo, come partner di riferimento, l'altro giorno siamo stati, come dire, targettati come i migliori ambasciatori in Italia del NEB, del New European Bauhaus. E credo che questo ci aiuta a disegnare quello spazio e quelle attività che ci servono per restituire ai nostri ragazzi la loro piena consapevolezza del loro ruolo nei processi educativi, formativi.
Quindi per noi è importante, come dire, avere una visione, dopodiché, come qualcuno ogni tanto ci ricorda, beh, poi bisogna metterle a terra. I giovani sono il nodo centrale delle nostre attività, come ben sapete, sono rappresentati dal protagonismo, quindi non parlo dei giovani in senso già protagonismo. Noi chiediamo ai ragazzi e alle ragazze di essere protagonisti. La rassegna che verrà presentata nei prossimi giorni saranno i ragazzi e non saranno i docenti che presenteranno i prodotti realizzati. Questo proprio per una scelta per dare anche l'ulteriore abilità di essere padroni del linguaggio per rappresentarsi, perché è uno dei temi importanti, è sapere valorizzare il proprio lavoro. Quindi per noi il protagonismo è fondamentale, non solo per valorizzare le loro inclinazioni personali, ma quanto, e qui diciamo, il focus di Descartes, perché si rendano realmente titolari del patrimonio culturale dei propri territori, il patrimonio culturale nazionale, europeo, del proprio eredità culturale, ma soprattutto che se ne sentano investiti della responsabilità che ne consegue per la tutela, valorizzazione, eccetera, eccetera. Questo è, come sapete, il nostro habitus, ed è l'incontro di oggi va in questa direzione, sia questa mattina ma oggi pomeriggio. Di fatto vedremo tanti giovani che hanno realizzato tante cose belle che, a mio avviso, vanno tenute conto. Quindi per noi l'educazione all'econ non è un capriccio, ma è una componente essenziale delle conoscenze e delle competenze che i nostri giovani devono acquisire, in quanto essenziali per il loro ruolo di essere cittadini globali, e perlomeno partendo dai loro territori fino a essere parte di un qualcosa di più importante. Questi sono, come dicevo, i temi base della prossima programmazione, che faranno riferimento a un documento che presenterò domani al termine della seconda giornata di questo incontro, che è la carta di Pietralcina. La carta di Pietralcina non ha nulla a che vedere con Padre Pio, ma semplicemente perché nel 2019 fu presentata a Pietralcini. Dal 19 ad oggi è cambiato il mondo, quindi noi è un documento condiviso da vari mesi in rete, è stato apprezzato, emendato e continua ad esserlo. Il quadro di riferimento delle attività per quello che io considero, e su questo sarà importante il rapporto anche con Isia, il quadro di riferimento per un'azione rinnovata degli spazi di apprendimento, sia nei sistemi educativi formali che tanto quelli non formali, intesi come spesso ci siamo detti come agora virtuale dell'innovazione pedagogica. Quindi la prossima programmazione è quella di programmazione di carta per l'anno scolastico 2023-2024, in attuazione della carta di Pietralcina. Ve lo dico perché il tema di oggi è il tema di tutta la programmazione delle nostre attività, che mette in campo il digitale, la cultura, l'educazione, e riconosce soprattutto nella partecipazione studentessa e degli studenti, studentesca in generale, il segno di una scuola moderna, comunque per il loro pieno coinvolgimento
nello spirito delle comunità patrimoniali, nello spirito cioè della Convenzione di Faro. Quindi chiudo, poi ancora ringraziando tutti i relatori che hanno partecipato, che adesso parteciperanno. Ci tengo a sottolineare anche un altro aspetto. Tutta questa operazione non è, ancorché rilevante per avvicinare docenti e studenti all'uso consapevole del digitale ma anche un importante momento per qualificare la domanda di cultura. Purtroppo, e ancora oggi, se vi andate a leggere i dati contenuti nella trattante dell'infanzia di Stelle, 2 minori su 3 di età compresa tra 6 e 17 anni in un anno non hanno visitato mai una mostra, un museo, un sito archeologico, leggono un libro e altre cose. Una povertà educativa grave che lega tra l'altro tutto l'abbandono di ogni attività di studio e che, come dire, come persone diversamente giovani, ma come ognuno di voi è impegnato nei confronti dei nostri ragazzi, credo che sia anche questo un aspetto da non sottovalutare. Chiudo davvero ringraziandovi davvero per questa bella occasione di confronto e chiedo, come da programma, la dottoressa Marina Di Berardi e Susanna Occorso del Servizio Primo del Centro per i Servizi Educativi della Direzione Generale Educazione, Ricerca e Istituti di Cultura, che ogni tanto mi dimentico, del Ministero della Cultura, di il loro saluto, ma anche quali sono gli indirizzi che hanno come direzione nei confronti di questo aspetto. Tenuto conto di una questione, sempre di più i luoghi della cultura non sono luoghi da visitare, ma ormai sempre di più fanno parte del processo formativo ed educativo. Quindi questo rapporto sinergico che ha visto tante istituzioni, di cui ne vedremo oggi pomeriggio alcune, come dire, parte essenziale proprio, sponda, se posso usare questo termine, della scuola, dei ragazzi, dei territori, e credo che questo sia qualcosa di importante. Noi speriamo di esserci, di continuare a farlo insieme con la direzione, tenendo conto che qualche mese fa abbiamo anche rinnovato un protocollo d'intesa che va in questa direzione. Marina, Susanna, non so chi Sì. intervenire prima, e grazie. Grazie Carmine, buongiorno a tutti, è un piacere, siamo molto liete, siamo Susanna e a Elisabetta Borgia che è, diciamo, concettualmente con noi oggi, di poter essere presenti in rappresentanza del Servizio Primo Ufficio Studi della Direzione Generale Educazione, Ricerca e Istituti Culturali del Ministero della Cultura. E in particolare con una particolare attenzione come centro per i servizi educativi. In occasione di questo momento di confronto, e quindi un ringraziamento e un augurio particolare a Carmine, presidente dell'associazione, è un momento di confronto che è costituito sicuramente da uno spazio comune per condividere le migliori esperienze sul tema dell'educazione al patrimonio culturale digitale. Dimensione specifica promossa, diciamo, non soltanto da istituzioni scolastiche e organizzazioni culturali, nonché soprattutto all'interno dell'operatività messa in campo sul tema, almeno per la giornata di oggi, nei luoghi della cultura, quindi biblioteche, aree archeologiche e sovrintendenze, vedremo. Uno spazio che è incardinato all'interno della settimana delle culture digitali, ma è anche uno spazio concepito come terreno di confronto. E su questo aspetto, a questo aspetto teniamo in maniera particolare, soprattutto per quanto riguarda i posizionamenti a livello metodologico, è la parte che, diciamo, in un certo senso costituisce per noi anche un focus, diciamo, di interesse istituzionale. Sul posizionamento dell'engagement dei più giovani, della progettazione partecipata e soprattutto di come il digitale contribuisca all'elaborazione di dimensioni nevralgiche
per il presente, che sono legate alla cittadinanza globale e allo sviluppo sostenibile. Come direzione generale, Susanna vuole diciamo, assolutamente presentare qualcosa, diciamo, di quello che è il nostro contesto operativo. Buongiorno dottor Marinucci, buongiorno a tutti i presenti, mi unisco ai ringraziamenti appena fatti da Marina e ho il piacere di darvi un primo ragguaglio su quella che è l'attività della Direzione Generale Educazione, Ricerca e Studi Culturali, che è un organo centrale del Ministero della Cultura istituito nel 2019. È una direzione generale che opera a livello trasversale rispetto agli altri ambiti del Ministero e che si occupa di educazione al patrimonio attraverso la promozione e il coordinamento delle attività dei servizi educativi e con la stesura di un piano nazionale per l'educazione al patrimonio culturale che avviene ogni anno, piano che viene redatto su parere del Consiglio Superiore dei Beni Culturali e Paesaggistici ed ancora opera nella formazione, elabora, autorizza, valuta diverse attività formative sia per gli interni sia per l'esterno e coordina anche le attività degli istituti periferici e delle scuole di alta formazione, degli istituti dell'ICPAL, dell'ICR, dell'OPD. Anche la formazione ha un piano che esce triennale, il piano delle attività formative di ricerca e di autovalutazione, a cui conseguono dei piani attuativi a livello annuale. La ricerca è l'altro settore fondamentale di interesse che coordina programmi a livello internazionale, si collabora con il Ministero della Ricerca e con il CNR. Interessante altro settore è quello dei professionisti dei beni culturali, di quelle professioni che non sono regolamentate, che la Direzione Generale a cui la Direzione Generale ha offerto la possibilità di entrare in alcuni elenchi specifici, come quello per restauratori, tanto per fare un esempio, e che danno spazio quindi agli esterni di potersi iscrivere. Gli istituti culturali è l'altro settore del servizio secondo e che occupa una importante parte della gestione verso gli istituti culturali, le associazioni, le fondazioni a livello culturale. Per completare, gli istituti che afferiscono a questa direzione generale sono quindi l'ICPAL, sciogliendo la sigla, Istituto Centrale per la Patologia degli Archivi e del Libro, l'ICR, cioè l'Istituto Centrale per il Restauro, l'OPD è l'Opificio delle Pietre Dure, che appunto hanno una scuola di specializzazione, e l'Istituto Centrale per la Grafica. All'interno del servizio primo, nell'ufficio studi, opera il Centro per i Servizi Educativi, un ufficio che è stato in realtà fondato prima della Direzione Generale, fin dal 1998, a seguito di una raccomandazione del Consiglio d'Europa agli Stati membri sul tema proprio dell'educazione al patrimonio e successivamente appoggiata dall'accordo quadro dal Ministero dei Beni Culturali e dal Ministero della Pubblica Istruzione, con lo specifico intento di consolidare la fruizione, la ricerca e la promozione nell'ambito dei beni e dei luoghi della cultura, successivamente ripreso e confermato attraverso gli articoli 118 e 119 del Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio uscito nel 2004. L'intento dunque è quello di rafforzare l'educazione al patrimonio attraverso attività di progettazione e di diffusione anche nel settore dell'accessibilità e in cooperazione per quanto possibile con altri istituti o enti e associazioni. Il Centro per i Servizi Educativi ha l'importante compito istituzionale di coordinare, accennavo prima, la rete dei servizi educativi dei luoghi della cultura. È una rete di uffici che sono stati costituiti anch'essi nel 1998 insieme al centro all'interno di tutti gli istituti centrali e periferici del Ministero, quali archivi, biblioteche, parchi archeologiche, scusate, musei, sovrintendenze statali ovviamente, e che diffondono e agiscono soprattutto sul campo, come avremo modo di sentire più tardi da alcuni
dei nostri referenti e responsabili di questi servizi educativi. Particolare interesse si ha verso la condivisione delle conoscenze, verso progettazioni partecipate e verso esperienze all'interno di un patrimonio digitale. Ancora importante sottolineare il quarto piano nazionale per l'educazione al patrimonio culturale. Si tratta dell'ultimo piano uscito, è orientato verso la crescita e lo sviluppo di un sistema educativo sempre più capace di forme di responsabilità sociale e intende indirizzarsi soprattutto verso il consolidamento di reti collaborative. E intento ancora di rafforzare il diritto all'eredità culturale e di valorizzare le comunità educanti. Gli assi su cui ruotano questi obiettivi, queste finalità del piano sono quelli di accessibilità e coesione, innovazione e creatività, cooperazione e sussidiarietà. Quindi un ampio spettro nel quale sono stati anche inseriti tutti quelli che sono i programmi del Piano delle Arti, che è un piano a livello nazionale, sostenuto in particolare dal Ministero dell'Istruzione e del Merito e dal Ministero della Cultura, e anche, sempre con un'intesa del Ministero dell'Istruzione e della Cultura, del 21, gli interventi volti alla promozione dell'educazione alla cultura delle arti, della musica, della creatività, del cinema, del teatro, delle attività progettuali, delle istituzioni scolastiche. Si tratta di un protocollo d'intesa che vuole in particolare valorizzare quello che è il contenuto digitale, quello che è l'apporto del digitale all'interno di questo sistema educazione-istruzione. Costituisce uno strumento di promozione delle buone pratiche dell'educazione al patrimonio l'offerta formativa nazionale. È una raccolta che il centro ormai da 10 anni opera ogni anno per poter raccogliere le attività che sono programmate, realizzate gratuitamente all'interno dei servizi educativi dei luoghi della cultura e che poi vengono diffuse attraverso una banca dati sul sito del Centro per i Servizi Educativi. Quindi una diffusione online che rende più semplice l'accesso da parte dei docenti o delle università o del pubblico che è interessato a partecipare a programmi di educazione dall'esterno attraverso appunto questa sistematizzazione online, nella quale si possono trovare sia le descrizioni, sia i referenti, sia tutto quello che riguarda uno specifico percorso culturale. Ancora il processo di innovazione e transizione digitale in particolare ha fatto sì che la Direzione Generale realizzasse diverse piattaforme. Ne abbiamo una che riguarda l'accesso ai corsi di formazione, un'altra verso l'accesso agli elenchi dei professionisti dei beni culturali e un'altra per tutte le attività degli istituti culturali e poi questo sito del Centro di Servizi Educativi, del SED, come viene siglato, che ha soprattutto contenuti riguardanti i servizi educativi. Sarà di prossimo traguardo una configurazione di un'ulteriore piattaforma che possa raccogliere i progetti di tutti quanti i settori educazione, formazione e ricerca, di cui avremo il lancio a breve. Una conferma istituzionale del riconoscimento attribuito alle condivisioni di intenti, iniziative avviate in questi anni da Dicalter per l'attuazione di programmi di ambito culturale, scientifico, tecnologico, a sostegno della promozione della cultura digitale in Italia e a livello comunitario, ricorre sicuramente nella recente ratifica di un nuovo accordo in partnership con la Direzione Generale. È stato siglato nel 2016, presso la sede della Conferenza dei Rettori delle Università Italiane e quindi poi riconfermato recentemente nel 2019, e questo specifico protocollo d'intesa mira, attraverso individuazione di attività di studio e di ricerca, ad un'elaborazione congiunta di progetti sperimentali, percorsi, metodologie innovative e alla messa in campo di interventi di crescita delle competenze digitali
e alla programmazione, sempre ancora con la collaborazione di ogni istituto di educazione al patrimonio, di servizio educativo, come dicevamo, degli istituti periferici, di azioni comuni sui temi relativi alla valorizzazione del patrimonio culturale digitale, orientate a diversi tipi di pubblico. La maggior parte del nostro pubblico a livello progettuale è scolastico, ma tante iniziative sono rivolte al pubblico adulto, al pubblico di ogni giorno, e anche volendo attraverso percorsi specifici verso l'accessibilità culturale, per facilitare l'accesso culturale. Le fasce giovanili sono quindi sicuramente quelle di maggiore interesse e che danno probabilmente anche grande energia ai nostri colleghi per poter mettere in campo azioni volte alle recenti sfide della società complessa attuale. Sul tema del quarto piano per l'educazione al patrimonio culturale e anche all'interno di questo protocollo d'intesa con Dicalter sono stati considerati il piano nazionale di digitalizzazione del patrimonio culturale, che è uscito da un istituto specifico del MIC, la Digital Library, e il piano nazionale per la scuola digitale del Ministero dell'Istruzione, che hanno appunto rappresentato dei baluardi sui quali ruotare anche le azioni del Ministero della Cultura. L'offerta formativa, come dicevo, è uno degli strumenti che maggiormente ci mettono in relazione con i nostri uffici periferici, ma ci sono mille altre occasioni e progetti che sono stati elaborati, come conversazioni d'arte in collaborazione con l'Istituto per italiano dei ciechi e degli ipovedenti, o altri progetti nazionali, come è stato concorso articolo 9 della Costituzione, che hanno fatto uso proprio di tecnologie e di digitali, ma anche proprio di strumenti digitali per rivolgersi ai giovani, per dare loro una possibilità di collegamento con il Ministero senza passare attraverso la diretta presenza, utilizzando streaming, utilizzando radio web, utilizzando canale YouTube e tutto quanto quello che è ovviamente anche i social network. Operazioni di facilitazione, di coinvolgimento, di partecipazione a distanza, anche di reperimento di risorse e di condivisione di dati, che ci auguriamo di potenziare sempre di più nel tempo anche col sostegno di Dicalter. E vorrei lasciare la parola a Marina. Grazie Susanna, il nostro obiettivo sicuramente è quello di focalizzare ulteriormente e sostenere quanto più possibile lo studio, la ricerca, l'analisi delle prassi che si possono applicare attraverso con il digitale come fattore abilitante, soprattutto per incrementare non soltanto la conoscenza, ma anche l'uso e il riuso interpretativo del patrimonio culturale. Così come del resto per il patrimonio culturale, l'accesso e la partecipazione civile, il benessere e la qualità dell'esistenza di individui e comunità, il dialogo e l'inclusione sociale costituiscono la sostenibilità e l'innovazione, costituiscono temi, parole chiave che hanno sostenuto in questi anni e continuano ad attraversare le politiche europee e a incidere fortemente su quelle nazionali. Il riconoscimento del digitale come dimensione culturale, ovvero come dimensione che in un certo senso è ormai arrivata, è ormai in grado di bypassare, di superare la parzialità, che ormai si configura come parzialità, di un approccio come insieme di tecnologie o di applicativi per l'archiviazione, l'organizzazione e la gestione dei dati. È ovviamente anche questo, ma non è un'alternativa congiunturale alla crisi sanitaria, così come in un certo senso è stata molto spesso
rappresentata, a favore invece viceversa di una lettura che in questo caso specifica e di settore come parte integrante delle risorse ereditate dal passato, nella duplice accezione di digitale nativo e di prodotti o servizi derivati dai processi di digitalizzazione. Questa definizione è tutto sommato relativamente recente, del maggio 2014, e costituisce, diciamo, una lettura del digitale come fattore incrementale delle strategie di accesso e partecipazione al patrimonio della cultura, e anche come parte del patrimonio, come obiettivo e strumento educativo e formativo. Quindi il digitale è stato totalmente agganciato alla definizione, diciamo, patrimoniale. Una lettura che conta nell'ultimo decennio anche, soprattutto, di un'ampia serie di interventi di coordinamento e una serie di stanziamenti dedicati, sostenuti dalla Commissione nell'ambito delle politiche culturali, che una commissione che è andata attenzionando la digitalizzazione, l'accesso online ai contenuti, le attività di cura e conservazione digitali, attraverso una serie di strategie tese a gestire le continue trasformazioni del settore, dalla strategia del mercato unico digitale in Europa 21-27, alla raccomandazione del 2021 relativa a uno spazio comune europeo di dati per il patrimonio culturale, orientata, diciamo, alla produzione di contenuti di qualità e al rafforzamento dei partenariati collaborativi, all'European Collaborative Cloud for Cultural Heritage, che è praticamente il nuovo bando del cluster cultura, creatività e società inclusiva di Horizon Europe, è del 6 dicembre 2022, sarà operativo con più di 100 milioni di euro per tutto il 2023 ed è un'infrastruttura dedicata a favorire la collaborazione transdisciplinare fornendo tecnologie all'avanguardia per la digitalizzazione dei manufatti e la documentazione dei dati. Queste azioni, che peraltro si iscrivono oggi in un'Europa all'interno della quale sul tema sussistono ancora tutta una serie di criticità e di disallineamenti importanti. Il tasso di digitalizzazione delle collezioni culturali oscilla al momento tra il 30 e il 50%. Le statistiche relative alle rappresentazioni tridimensionali di grandi strutture di paesaggi del patrimonio culturale sono inferiori ancora a questa percentuale e la maggior parte degli standard in uso non risulta del tutto uniforme o sicura. Quindi è un grandissimo, immenso sforzo tensivo verso l'obiettivo comune e soprattutto uno sforzo che si può oggi, grazie fortunatamente, diciamo, a questi avanzamenti, avvalersi dei risultati dell'identificazione del potenziale contributivo del digitale alla crescita sostenibile, alla costruzione di un'identità comune e all'innovazione sociale. Una leva creativa riconosciuta ancora di recente dalla Dichiarazione dei Romani Ministri della Cultura del 21, fino ad arrivare agli interventi del European Bauhaus, di cui peraltro, appunto, diceva prima Maninucci, Carmine Di Calter è partner ufficiale e quindi, diciamo, che indica una via. A centro di tale svolta, la svolta europea è importante, insistono attualmente, oltre ai processi di digitalizzazione, i cambiamenti cui le organizzazioni sono chiamate a rispondere, soprattutto in termini di adeguamento degli standard di ricerca, di osservazione, valorizzazione, la costruzione, soprattutto nella costruzione di profili di competenza coerenti con i modelli di occupabilità giovanile e soprattutto in tema di adozione di infrastrutture digitali interoperabili. Per i luoghi della cultura, in particolare, quindi quello che è il nostro ambito, una sostanziale ridefinizione dei servizi tesi a promuovere lo sviluppo dei valori culturali garantiti dallo Stato e resi alla comunità civile attraverso tali processi rappresenta oggi una delle sicuramente esigenze e degli obiettivi più significativi.
A livello nazionale, a fronte, diciamo, di una disomogeneità di un approccio teorico sistemico al digitale, questo è un vulnus. La rappresentazione teorica sul digitale è ancora, diciamo, fortemente disomogenea. C'è un ritardo che è storicamente accumulato dal paese nell'affrontarne le sfide in termini complessivi. Gli ultimi anni hanno visto, ciò non di meno, una progressiva affermazione a livello istituzionale di un ecosistema diretto, orientato verso il digitale, all'interno del quale dematerializzazione, digitalizzazione e soluzioni infrastrutturali sono andati ad impattare su una pluralità di settori, riguardanti soprattutto la gestione di quello che è, diciamo, la grande polarizzazione del momento sul patrimonio, che è legata al diciamo, riconoscimento del ruolo delle comunità e l'analisi e lo sviluppo delle risorse dei territori. Andiamo dal piano di digitalizzazione nazionale del patrimonio culturale del 2017 all'adozione dei livelli uniformi di qualità per i musei, i monumenti e i siti archeologici che sono alla base del sistema museale nazionale del 2018. Andiamo al piano triennale per la digitalizzazione e l'innovazione dei musei nel 2019, che ha avuto l'obiettivo di fornire a tutti i musei italiani un quadro di riferimento coerente e di migliorare la capacità di tutti i musei di gestire il patrimonio, all'atto di indirizzo del 2021 e ancora fino al 23 concernente l'individuazione delle priorità politiche da realizzarsi da parte del Ministero, rivolto all'adozione di piattaforme e strategie digitali specifiche, tra l'altro per servizi sviluppati, dice puntualmente il piano, dalle imprese culturali e creative e da start-up innovative per fini educativi, fino al 2022, al piano nazionale di digitalizzazione del patrimonio culturale, redatto dalla Digital Library e concepito come un hub nazionale infrastrutturale di regole, policy, software e servizi abilitanti per acquisire, conservare e far circolare le risorse digitali. Diverse sono le questioni legate alla trasformazione, reperibilità delle risorse digitali disponibili, accessibilità dei contenuti, metadati strutturati e allineati a standard internazionali, per il riutilizzo a fini didattici e di ricerca. Uso dei LOD, interoperabilità degli strumenti di monitoraggio, conservazione e restante. Ci sono anche molti aspetti legati al digitale per la gestione degli aspetti organizzativi, sociali, manageriali e creativi e per quanto riguarda i loro impatti sulla istruzione, sulla formazione, sul territorio. A fronte di questo importante, significativa stagione, diciamo, di documenti, di linee di indirizzo che si sono susseguite praticamente annualmente per il Ministero della Cultura relativamente al digitale, un analogo riconoscimento ha peraltro interessato l'educazione al patrimonio culturale. Certamente non è questa la sede per affrontare il tema. Complessivamente è un'educazione oggi in grado di contribuire, che si ritiene debba essere in grado di contribuire ai termini di quella che si profila come un'educazione globale ad un futuro sostenibile. Questo è il tema fondamentale. È un'educazione, è un tema, è una pratica, è uno sviluppo operativo dotato di prassi operative specifiche. È al centro di partenariati forti fra agenzie formative, associazioni e comunità, ha una pluralità di ambiti applicativi, il rapporto al patrimonio e un continuo mutare dei contesti di riferimento. I contesti di riferimento non sono più immaginabili soltanto fisicamente come luoghi della cultura, ma diventano territori, diventano spazi fisici e digitali, e tutto questo ha favorito negli anni l'incremento delle misure e degli interventi
dedicati anche all'educazione al patrimonio. Del resto, gli assetti istituzionali emersi in questi anni in tema di educazione hanno contribuito ad affermare sicuramente una crescita delle relazioni, dei rapporti fra i vari soggetti impegnati nei relativi sistemi e hanno contribuito a promuovere, in una prospettiva di welfare culturale, un quadro di confronto pubblico sempre più disponibile a considerare luoghi della cultura come infrastrutture per la vita collettiva, da vivere come ambiti di prevenzione dell'esclusione sociale e di incremento delle forme di cittadinanza attiva. A livello di indirizzo, abbiamo, diciamo, ragionato anche insieme nel enucleare, nel selezionare quelli che riteniamo essere gli obiettivi più significativi in questo settore. Sicuramente lo studio comparativo dei modelli educativi al fine di identificare con più precisione gli ambiti di intervento e i contesti di esperienza e fruizione che siano pedagogicamente significativi, la messa a punto di strumenti di pianificazione, ma soprattutto, perché è un tema diciamo che ha una certa debolezza, strumenti di valutazione delle attività, l'applicazione di nuovi modelli didattico-educativi che possano comprendere l'educazione formale, gli spazi esterni, tutto l'extra scuola, istituzioni culturali, siti e distretti funzionali ad aiutarci ad attuare i processi di innovazione culturale, la sperimentazione di modelli di accessibilità ampliata, volti all'eliminazione di barriere fisiche, sensoriali e culturali, soprattutto per contrastare quello a cui faceva riferimento prima Carmine, il disagio, la marginalità e la povertà educativa sostanziale ancora ricorrente nel sistema formale del paese, e tutte le azioni di networking tra istituzioni con competenze ed expertise interdisciplinari e digitali. Non sorprende quindi che le organizzazioni che si occupano di patrimonio culturale si avvalgano del digitale in maniera diversa. Significa uno importante sforzo continuo per noi, anche dal punto di vista del coordinamento e dell'osservatorio, di operare per la rimodulazione e l'utilizzo diverso di un contesto fisico, cioè di un luogo della cultura. Significa diversità delle forme di impegno con i pubblici. Significa garanzia di accesso per tutti agli strumenti, diciamo, informatici, agli oggetti digitali o digitalizzati. Significa innovatività e studio, analisi della diversità dei percorsi per lo studio e la trasmissione dei contenuti del patrimonio. Azioni che puntano alla costruzione di una governance entro cui far confluire, diciamo, l'operato di attori altrettanto diversi. Quindi un'apertura che è importante. Possiamo comprendere che per soggetti abituati alla collaborazione interistituzionale possa essere un dato assolutamente scontato, ma dal nostro osservatorio interno l'apertura dei luoghi della cultura, l'apertura soprattutto delle linee di indirizzo del Dicastero alle collaborazioni interistituzionali è un fatto sicuramente perseguito, ma perseguito negli ultimi anni in maniera sempre più sensibile e sempre più rilevante. Quindi è importante chiarire tuttavia quali siano gli ambiti a cui facciamo riferimento quando parliamo di educazione al patrimonio attraverso e con il digitale. Sicuramente dobbiamo chiarirlo, all'interno dell'offerta formativa dei luoghi della cultura parliamo ancora, possiamo fare una forma di autocritica, è stata denominata 12 anni fa, quando è nata nel 2013, offerta formativa, quando oggi forse
nella ridenominazione dovremmo considerare che non è più in termini, non va più intesa in termini di offerta, ma anche di, come dire, di recepimento di quella che è la richiesta delle comunità di tipo formativo. Sicuramente quella che è la progettazione comune dei luoghi della cultura per l'area tematica digitale, a fronte di una presenza progettuale importante dal 2018-19, diciamo, a oggi, negli ultimi 5 anni, andiamo su una media di 1700-1800 progetti ogni anno. Nel 18-19 erano 1875, quest'anno sono stati 1300, abbiamo avuto anche una forte tenuta di più di 1500 progetti nell'anno 2021. Abbiamo sicuramente una focalizzazione sul digitale o sui laboratori, diciamo, di tipo multimediale, che percentualmente deve ancora essere rafforzata. Abbiamo delle percentuali che sono andate salendo, ma che si attestano intorno adesso al 2-3% dei progetti complessivi. Ciò non di meno, questo, i progetti che hanno come tema, proprio come area tematica o come diciamo aspetto applicativo, quindi un laboratorio di tipo multimediale digitale, ho preso soltanto per l'analisi questo tipo di progettazione. Ciò non di meno, diciamo, oggi tra i più comuni esempi di progettazione, oltre agli approcci al digitale per la conservazione, collezioni di documenti, integrazione dei cataloghi archivistici e bibliotecari, diagnostica, il digitale ricorre nella nostra progettazione prioritariamente come interfaccia partecipativo e canale di comunicazione. Un digitale che prevede, diciamo, l'utilizzo di strumenti on-site, totem, tavoli multimediali, applicazioni, prodotti per la realtà aumentata, virtuale, chatbot, videogiochi, a quello che invece sono utilizzo di strumenti online, quindi siti web, canali social, piattaforme e dotate di feedback. Se tuttavia proviamo ad uscire da queste che sono le categorie principali e spostarci su una serie di istanze che sono più forti tra quelle correlate oggi al patrimonio, partecipazione, comunità, territori, intesi rispettivamente come condizioni fattuali, la partecipazione ormai è una condizione fattuale, destinatari, che sono veri destinatari oggi delle azioni educative sul patrimonio, e scenari attuativi, ovviamente, spazi, territori, luoghi dove questo si verifica, emergono come orizzonti concettuali, diciamo, entro cui costruire l'esperienza educativa attraverso e con il digitale, alcune dimensioni, a nostro avviso, da riconsiderare in una prospettiva diversa. Da un versante c'è il tema spaziale. Il tema spaziale è quello dello spazio delocalizzato, diffuso nei continui passaggi fra la dimensione analogica e digitale, che porta al superamento di questa dicotomia. La dicotomia oggi non è più pensabile. Quindi ci riteniamo, e oggi pomeriggio ne avremo un esempio attraverso il progetto del complesso monumentale della Pilotta, riteniamo di poter rispondere su questo tema a una delle domande, a uno dei quesiti che ci eravamo posti per la riflessione su questa giornata. Sostenere la cultura digitale come un nuovo insieme di competenze per garantire la conservazione, la valorizzazione e la promozione del patrimonio culturale e ai fini anche della sua trasferibilità. Dall'altro abbiamo il tema della partecipazione, cioè della co-creazione dei contenuti e della messa in campo di forme di engagement in grado di produrre titolarità. Un tema che costituisce la vera sfida, il focus della sfida odierna, il focus della sfida su cui, intorno a cui di Calter opera da anni in maniera così eccellente, e che costituisce
diciamo, la richiesta in merito alla quale l'istituzione culturale, oggi i luoghi della cultura, sono chiamati ad essere relevant e che implicano, per esempio, la progettazione di esperienze dedicate non solo ai destinatari in presenza, ma verso centinaia e potenzialmente anche migliaia di destinatari. Su questo vedremo oggi pomeriggio sicuramente l'esperienza della SABAP, della Caserta, con il concorso di idee, l'Eco Museo e il futuro della memoria. Abbiamo numerosi esempi in ambito archivistico. Riteniamo su questo tema di poter rispondere alla domanda, assicurare l'acquisizione degli strumenti teorici, concettuali, metodologici e tecnici per imparare a costruire percorsi legati all'esercizio consapevole del diritto dovere di cittadinanza. E infine la componente relativa all'asse del tempo come dimensione variabile ma trasformativa dell'esperienza di visita in un continuum che implica un lavoro diverso mirato a raggiungere i pubblici, a sollecitarne la ricorsività del contatto, l'acquisizione diversificata, modulare e ripetibile dei contenuti, fino a immergerli, diciamo, inserirli, incardinarli all'interno di approcci lungo l'arco di tutta la vita. Ancora, pensiamo con l'esperienza della sovrintendenza di oggi pomeriggio, del Friuli Venezia Giulia, e con alcune altre esperienze, diciamo, diffuse, di poter rispondere al tema di veicolare la consapevolezza del valore delle tecnologie digitali e di supportare e valorizzare la creatività dei giovani nella strutturazione di una nuova cultura digitale. Valga per quest'ultima tutte le esperienze della diciamo di fabbrica di competenze digitali, coding, robotica educativa, creative learning, media literacy, che troviamo in parecchi istituti, diciamo, sul territorio. In questa direzione, allora, dobbiamo fare ancora un passo avanti e questo, diciamo, sicuramente cerchiamo di chiudere e domandarci quanto oggi l'educazione al patrimonio è una, lanciamo questa domanda a tutti gli intervenienti per poter far sì che sia una riflessione comune, quanto oggi l'educazione al patrimonio stia realmente puntando a veicolare in maniera prioritaria il patrimonio materiale, immateriale e digitale, ovvero piuttosto quanto si stia impegnando a intercettare gli esiti, le ricadute, gli impatti dell'utilizzo di questa stessa serie di contenuti culturali in rapporto all'espansione spazio-temporale dei propri interlocutori. È sicuramente su questa seconda parte che riteniamo dover avanzare, centrata su un patrimonio di oggetti disponibili, accessibili, dotati di autonomia, definibili in base a relazioni informative. L'educazione all'eredità culturale digitale si trova attualmente a cercare di definire e a costituire, a rappresentare una ulteriore specifica dimensione che richiede, oltre che esperienze, riflessione teorica. Ed è intorno a questo hub concettuale, orientato ad assumere da un lato il digitale come infrastruttura funzionale e capace di generare empowerment di comunità, e dall'altro a sostenere, anche in base agli assunti della Carta di Terracina, l'assunzione del sapere digitale come un mezzo di continua riconfigurazione di un bene comune, che ci auguriamo e ci impegniamo di poter dar seguito a non soltanto prossime azioni strategiche, ma
ma anche e soprattutto a una riflessione comune a cui chiediamo a tutti un contributo. Grazie. Grazie davvero Marina, Susanna, ma anche Elisabetta che in questo momento non c'è, e le vostre linee guida sono le nostre, siamo le linee che stiamo tentando faticosamente di attuare, ma che per noi sono fondamentali. Le vostre riflessioni, la tua domanda finale è quella che ispira il nostro modo di lavorare. Io credo che, così come molti documenti nostri sono frutto di condivisione, di elaborazione comune, credo che anche le buone prassi che derivano da chi già sta operando siano elemento di riflessione e di valutazione per andare oltre. Chiedo alla professoressa Laura Vetraino dell'ufficio sesto innovazione didattica e digitale, quindi come dire siamo in casa del Ministero dell'Istruzione e del Merito, portarci il saluto dell'ufficio. In realtà, consentitemi, conosco da tanti anni la professoressa Vetraino, non è solo un dirigente di un'amministrazione, ma è stato una delle prime professoresse che ha dedicato larga parte della propria attività professionale proprio nell'utilizzo del digitale, allora di internet, delle reti, nei processi educativi, e non solo come docente ma anche come dirigente scolastica di varie scuole romane. Laura, davvero grazie e a te la parola. Bene, grazie Carmine di questa introduzione davvero. Io ti porto anche da parte del sottosegretario Frassinetti, del direttore generale della DG EFID, che è la direzione che nel Ministero si occupa appunto dell'innovazione digitale, dei fondi strutturali e dell'edilizia scolastica, e del dirigente dell'ufficio sesto, che è proprio l'ufficio che si occupa dell'innovazione didattica e digitale. I saluti e i ringraziamenti per questo invito. E insomma, lasciami sottolineare la gratitudine per la convinzione, per la determinazione con cui è stata richiesta e attesa e atteso il coinvolgimento delle istituzioni affinché le iniziative diventino le iniziative di innovazione possano diventare, si creano i presupposti affinché diventino azioni di sistema. E Carmine ricordava che ho svolto il ruolo di dirigente scolastico di 11 da una di comunicazione digitale, sono state davvero una risorsa, un punto in più, un elemento in più. E sono proprio queste finalità che variamente sono state ricordate e che sono richiamate anche nei documenti istituzionali di Dick Alter e nei vari documenti formali, finalità come potenziare le competenze digitali, accompagnare la transizione digitale e promuovere la cultura digitale. Sono tutte finalità molto ampie che certamente la nostra direzione ha in comune con le iniziative di Dick Alter, che sono davvero all'attenzione del Ministero. Perché in particolare quelle iniziative che Dick Alter rivolge alle scuole, che con cui coinvolge le scuole, e sono queste esperienze per noi davvero un patrimonio culturale da valorizzare, da utilizzare, da conoscere con attenzione. E al tempo stesso c'è un altro risvolto importante, che il patrimonio culturale con tutte le sue forme reali e virtuali è esso stesso un ambiente di apprendimento, un ecosistema di apprendimento, e dunque è un tassello, una parte importante di tutte le azioni sulle quali si va lavorando in questo momento al Ministero, in particolare nel nostro ufficio, che è impegnato in questa fase nell'attualizzazione del Piano Nazionale Scuola Digitale. Allora, negli ultimi anni
partire dal 2016, quindi il Piano Nazionale Scuola Digitale prende avvio in attuazione della legge 107 che è del 2015, si conclude nel 2021, quasi in coincidenza con, anzi perfettamente in coincidenza con l'avvio del PNRR. E quindi in questi anni le scuole hanno maturato delle competenze, delle esperienze, hanno realizzato una serie di attività e le iniziative, i progetti si sono davvero moltiplicati e sono esperienze numerose, eterogenee, distribuite anche in un arco temporale. Dunque, mettendole a confronto, si vede proprio il progresso, la trasformazione anche nel modo di utilizzare gli strumenti di comunicazione in rete o di virtualizzazione degli ambienti. E questo però ha prodotto esiti molto diversi perché le condizioni di partenza delle scuole sono molto diverse. Dunque noi ci troviamo di fronte a macchia di leopardo, a delle esperienze di eccellenza oppure a situazioni nelle quali le scuole, forse anche quasi costrette dalle circostanze, hanno iniziato a porre attenzione agli strumenti digitali e alle soluzioni digitali applicate alla didattica. E in questa fase che richiamavo, cioè di attualizzazione del PNSD, e quindi del Piano Nazionale Scuola Digitale, l'ufficio è proprio attento a superare questa frammentarietà, cioè a dare una cornice di senso, un orizzonte omogeneo verso cui attendere affinché le scuole possano, sulla base delle proprie reali condizioni, immaginare i passi da compiere per fare dei progressi e non sentirsi magari anche schiacciate dalle esperienze di eccellenza. Quindi la condizione di alcune scuole, una era proprio una delle scuole in cui ho lavorato, una scuola periferica di un comune periferico di Roma, dove naturalmente il punto di partenza è un punto di partenza medio-basso nell'uso, nella consuetudine, nella conoscenza delle tecnologie. Allora ci si sente un po' nell'angolo e si fa fatica a immaginare di poter competere con modelli di eccellenza. Allora si tratta di accompagnare le scuole, da un lato quelle meno organizzate, valorizzando però al tempo stesso le esperienze invece di chi dei risultati li ha ottenuti, proprio affinché questa macchia di leopardo un pochino possa essere compensata, e anche affinché tutte le iniziative o anche le risorse, quelle del PNRR in questo momento sono davvero importanti, possano essere finalizzate, possano confluire in una direzione che sia armoniosa, omogenea e che non contribuisca al contrario a frammentare, a rendere ancora più evidente questa distribuzione a macchia di leopardo. Quindi il lavoro che si sta facendo in questo momento è quello di congegnare, di ideare un dispositivo autoriflessione sulle competenze digitali, quindi attingendo chiaramente anche ai framework europei del DigiComp nelle sue declinazioni per gli aspetti organizzativi, educativi e didattici, affinché le scuole possano prendere consapevolezza del proprio punto di partenza e in base a questo provare ad immaginare il percorso per un piano di sviluppo digitale. All'interno di questo percorso l'idea è proprio quella di rendere accessibili alle scuole delle risorse operative, e di queste risorse operative indubbiamente faranno parte anche tutte le esperienze di successo efficaci e maturate negli ultimi anni, con un repertorio a cui attingere per prendere idee o per creare connessioni. E dunque questo è proprio
il nostro intento in questa fase ed è anche la ragione per cui diciamo, la direzione guarda davvero con attenzione agli sviluppi delle iniziative di Decalter e diciamo, alle possibili sinergie che si possano creare. Dunque, Carmine, questa è la mia apertura in questo momento. Naturalmente mi faccio portavoce presso la dirigenza delle proposte, dei suggerimenti, delle sollecitazioni. Grazie davvero, Laura. In realtà il Ministero ci mancava un po', il Ministero dell'Istruzione. Come ho avuto modo di sottolinearvi quando ci siamo visti, siamo a disposizione, ci siamo sempre considerati una sponda della scuola. E proprio perché siamo sponda ormai da qualche anno, abbiamo la percezione reale della cosiddetta diciamo variegata attenzione delle scuole in questo settore. Quello che tu parli a macchia di leopardo, ecco, vediamo di, come c'era una battuta di qualcuno, di smacchiare la macchia di leopardo e portarla a un colore più o meno omogeneo. E quello che posso dire, e gli interventi successivi vanno in questa direzione, è che al di là di quello che siamo cresciuti perché c'è una rete di soggetti che poi sui territori, si confronta, vedo Marco Di Paolo, ma anche Fabrizio, ma anche cioè tanti, adesso non voglio mancare rispetto con qualcuno, Gabriele, eccetera, ma loro poi, come dire, sul territorio hanno il reale diciamo, punto della situazione. Ecco, noi stiamo cercando di ragionare insieme. La carta di Pietrelcini non vuole essere non ovviamente la Bibbia ma semplicemente un modo per raccontare le esperienze, fare in modo che queste esperienze siano riprese dai docenti, perché poi tutto sta in mano ai docenti, e per fare l'ulteriore passaggio per il prossimo anno. Quindi ti ringrazio davvero, Laura, per questa tua apertura e per aver rappresentato il Ministero. Grazie. Grazie a voi. Grazie. E usciamo fuori dagli schemi della scuola per parlare di un istituto universitario che a noi è molto, sempre stato molto vicino. Il logo di Decalter l'hanno fatto loro, quindi l'ESIA di Roma, quindi un istituto superiore di design, dove davvero noi in questi ultimi anni abbiamo, ci siamo confrontati, ci siamo sfidati con una parte rilevante dei loro docenti, ma soprattutto studenti, perché abbiamo chiesto loro di interpretare in senso di design quello che sono i nostri valori, come li comunichiamo. L'ultima cosa, venerdì scorso alla Casa dell'Architettura a Roma, i ragazzi hanno presentato la loro idea, la loro visione su come comunicare. È una cosa che tutti sentiamo, ma che in realtà poi non è semplice: come comunicare il valore culturale del New European Bauhaus. Io ho detto ai ragazzi, che erano 20 ragazzi, si sono studiati il problema, almeno sono 20 ragazzi che hanno approfondito e hanno, hanno fatto lo storytelling e hanno fatto delle proposte. Ecco, io credo che queste politiche dei piccoli passi, ma soprattutto avere accanto un istituto che si è sempre occupato da sempre, non a caso nasce dalle politiche di Argan, quindi non è degli ingegneri, diciamo così, per creare il pezzo tecnico, ma quindi una riflessione culturale su come cambiare le cose. Tommaso, grazie davvero per esserci. Grazie.
Grazie Carmine, un saluto a tutti coloro che ci stanno seguendo in questa bella giornata e bella mattinata. E allora, l'ISIA di Roma è un'istituzione che viene fondata negli anni 70 da Giulio Carlo Argan, ed è il primo istituto di livello universitario per la formazione del design appunto in Italia. È un'istituzione pubblica del Ministero dell'Università e della Ricerca, fa parte del comparto dell'alta formazione. L'ISIA è stata, diciamo, la prima istituzione che, come diciamo, ha iniziato a sperimentare questa nuova disciplina che era appunto il design. Giulio Carlo Argan in realtà capisce l'importanza della formazione del design negli anni 60 e crea un'altra tipologia di corso che si chiamava Corso Superiore di Disegno Industriale e Comunicazione Visiva. Poi, diciamo, successivamente cambierà nome e prenderà il nome dell'ISIA, che era un vecchissimo acronimo della fine dell'Ottocento, che però era un decreto regio ancora in vigore, quindi poi in qualche modo ci si aggancerà a quella legge esistente. E che cos'era il design? Il design era colui che doveva pensare ai bisogni reali delle persone, quindi aveva un ruolo sociale molto importante, aveva una funzione sociale perché doveva rispondere a queste caratteristiche. E in qualche modo Argan lo immagina a Roma, oltre perché era la sua città, ma non solo per quello, lo immagina a Roma perché per lui la committenza doveva essere una committenza alternativa, cioè il designer non era solo colui che lavorava con l'impresa o con l'azienda, ma il designer era colui che lavorava per la collettività. E quindi dove erano i luoghi più importanti per la collettività? A Roma, dove c'erano tutti i ministeri, dove c'erano tutte le amministrazioni pubbliche. Quindi in qualche modo il design doveva essere una figura che aiutava anche su questo settore. È chiaro che negli anni 70 era una visione insomma, molto futuristica, e quindi si fece difficoltà a far sì che questa visione di committenza alternativa fosse portata avanti. Ora questo è più, diciamo, pensabile perché, per esempio, se immaginiamo il design dei servizi, che è una delle branche che curiamo, tutte le pubbliche amministrazioni hanno una forte accelerazione su questo e quindi hanno dei designer che si occupano di questo. ISIA si occupa quindi di design del prodotto, che è appunto la parte più storica, design come design dei servizi. Circa una venticinquina di anni fa ha pensato a una metodologia didattica che si chiama design dei sistemi, che in qualche modo sposta l'attenzione su quello che è il singolo prodotto fisico o della comunicazione, e in qualche modo sposta l'accento sui contesti, sulle relazioni tra l'utente e gli oggetti, e gli oggetti tra di loro. E quindi è una visione, un passaggio molto importante, che poi è stato seguito ovviamente anche da tutti gli altri corsi, diciamo anche di design, perché in qualche modo noi sappiamo che il prodotto lo avremo sempre, ma in qualche modo non ci si focalizza più sul prodotto, ma sul sistema complessivo, che è un sistema appunto complessivo, ma complesso anche, e sempre più complesso perché è articolato, perché è fatto di persone, di utenti, è fatto di singolarità, è fatto di differenze che devono vivere insieme. Strumenti. Parliamo oggi di digitale, il digitale è diventato pervasivo in tutta la nostra vita, da quando ci alziamo a quando andiamo a dormire. Sono cambiati i contesti, sono cambiate le abitudini, insomma è cambiata tutta la società. E quindi all'interno di questo grande stravolgimento socio, politico, economico, culturale, diciamo in qualche modo come il design riesce ad affrontare. Quindi questa metodologia nasceva proprio da questa esigenza. Attraverso il design dei sistemi, l'ISIA riesce a operare all'interno anche di sfide molto complesse, come quelle che di Calter e Carmine ci dà e altri enti ci danno, all'interno in particolare di una iniziativa che facciamo che si chiama Roma Design Experience. È una settimana in cui si interrompono le lezioni e i nostri studenti lavorano con istituzioni pubbliche ed enti nazionali, quindi sia pubblici che privati, e quindi anche associazioni di rilievo nazionale e internazionale, su tematiche che vengono date appunto da questi enti, queste istituzioni. E in questa settimana chiaramente non si arriva a una
fine, una conclusione, però in qualche modo si arrivano a definire, si arrivano a ragionare, a concettualizzare, a fare delle riflessioni su alcuni aspetti. Poi in alcuni casi questi temi continuano, vengono affrontati in ulteriori momenti di approfondimento, ricerca e quant'altro. E, all'interno di questo, proprio quest'anno abbiamo affrontato alcune tematiche importanti sul digitale, perché diciamo abbiamo iniziato anche due importanti collaborazioni, una con Sogei e una con Poste Italiane. Con Sogei stiamo lavorando sull'accessibilità, l'accessibilità degli spazi pubblici, e quindi è chiaro che il tema del digitale è un tramite importante per facilitare, per creare funzione, quindi diventa uno strumento che ha consentito di poter fare delle cose che fino a qualche anno fa erano assolutamente impensabili. E l'altro lato, invece, con Poste Italiane si sta lavorando sull'intelligenza artificiale, cioè come in qualche modo l'intelligenza artificiale applicata chiaramente ai servizi può aiutare l'utente, e quindi può da un lato fornire, quindi aiutare l'ente, quindi le poste, a fornire un servizio che è maggiormente efficace ed efficiente e performante, e dall'altro lato l'utente in qualche modo cerca di in qualche modo, no, potersi divincolare da tutte le sue problematiche quotidiane. Sappiamo che Poste è diventato per esempio un ente molto complesso perché gestisce tutti i servizi, no? Mentre all'inizio gestiva solo pochi servizi, insomma ce lo possiamo immaginare, la posta eccetera, ormai se andiamo a vedere, se andiamo a focalizzare, Poste sta puntando a tutti i servizi, quindi dall'energia alla telefonia, alle assicurazioni e quant'altro. Quindi questo è un caso chiaramente di ente molto complesso che ha bisogno di esigenze specifiche, e hanno capito come sostanzialmente l'importanza anche qui del designer e del designer, che non è un ingegnere, e quindi l'ingegnere fa l'ingegnere, il designer fa il designer. E questo loro, appena l'hanno capito, lavorando insieme, gli si è aperto un mondo, perché hanno compreso come la figura del designer all'interno del digitale, e per noi è un aspetto importante il digitale anche nel nostro piano didattico degli studi, ci sono tante discipline che affrontano questi temi, è una figura essenziale, perché è una figura strategica, una figura di regista, una figura di visione, di strategia, di focalizzazione, di organizzazione. Poi dopo ci sarà l'ingegnere che in qualche modo capirà come sviluppare e portare avanti degli aspetti. Questo tema in qualche modo che si staglia nel design dei servizi, ma in generale anche in tutto il design dei sistemi, lo abbiamo affrontato anche con altre istituzioni. Ricordo qualche anno fa la collaborazione con l'Istituto di Tecnologia di Genova, che sono rimasti stupiti perché in qualche modo collaborando con i nostri ragazzi in qualche modo gli aveva risolto delle problematiche che per loro erano insormontabili, non pensabili, perché chiaramente avevano una visione solo diciamo da ingegneristica tecnologica, e quindi avevano invece un bisogno di un pensiero, avevano bisogno di una capacità di immaginare, di anche in qualche modo immaginativa, che andava oltre quello che poteva essere il vincolo strettamente collegato a una funzionalità pratica immediata. E il digitale quindi è in qualche modo uno dei temi cardine di quelli che sono anche le nostre attività di insegnamento, quindi chiaramente l'intelligenza artificiale, chiaramente c'è un grande dibattito su questo anche internamente, ovviamente anche all'interno di quella che è che sono i docenti, che sono gli studenti, quindi è uno strumento, e noi come docenti dobbiamo capire, dobbiamo comprendere come insegnare a utilizzare questo strumento, come informare i nostri studenti, dobbiamo far capire loro quali sono le potenzialità, quali sono i limiti, quali sono i rischi, quali sono le caratteristiche positive. È chiaro che poi ci sono delle problematiche che tutti conosciamo sulla privacy, sul copywriting, no? E questo pure è un aspetto importante che dobbiamo spiegare e raccontare ai nostri ragazzi, perché loro devono capire che quello è uno strumento estremamente performante, ma
che ha per esempio dei suoi limiti o delle sue pericolosità, se vogliamo. Anche, diciamo, no, siamo sempre più pigri e quindi forse alcune cose, se qualcun altro ce le fa, ci fa piacere, ma chissà se poi questo, diciamo, è totalmente corretto, no? Quindi, come tutti gli strumenti, voglio dire, io qualche giorno fa leggevo dei vecchi verbali del nostro comitato scientifico degli anni 70, quando ci si domandava se il designer dovesse utilizzare o meno il computer e quindi fare il 3D o utilizzare la matita e la carta per progettare, e quindi diciamo che è chiaro che oggi abbiamo capito che l'uno non esclude l'altro, che tutte e due sono complementari, che serve l'uno e serve l'altro. Quindi in qualche modo penso che questa diatribe ci siano sempre state, e l'importante è avere la capacità e l'intelligenza per saperle affrontare. E oltre questi temi, ovviamente, come la realtà aumentata, come la realtà virtuale, eccetera, sono tutti temi che in qualche modo insistono all'interno della didattica, che è giusto che i nostri ragazzi conoscano, anche perché poi noi formiamo professionisti, quando usciranno andranno a lavorare nelle aziende, negli studi, quindi si troveranno di fronte a questi temi, a queste discipline. E devo dire che la pandemia ci ha fatto fare anche un'ulteriore riflessione, come a tutti noi, chiaramente il mondo è cambiato e quindi anche il CON, nel senso che chiaramente la nostra didattica era una didattica frontale fatta in sede, come quella insomma di qualsiasi istituto universitario, e però quando siamo rimasti tutti a casa ci siamo posti tutto il problema di come, no, anche cambiare l'insegnamento, e lo abbiamo dovuto fare in velocissimo tempo, perché in realtà i nostri corsi stavano per ricominciare, quindi in brevissimo tempo abbiamo la didattica, perché siamo dovuti passare tutto online. Quello non è stato un passaggio indolore, perché è stato un passaggio molto importante, anche stressante per tutto il corpo docente, perché in qualche modo non c'era scelta e abbiamo tutti ci siamo tutti messi in discussione come docenti su che cosa voleva dire fare un certo tipo di didattica che non era più in presenza e che quindi non poteva assolutamente essere uguale, doveva per forza essere diversa, perché era diverso lo strumento, per esempio, con cui ci relazionavamo. Però al di là di tutte queste difficoltà abbiamo anche scoperto tutti quanti delle grandi potenzialità, no? Di nuovo, anche in questo caso ci siamo messi in gioco e quindi i corsi sono riniziati subito. Devo dire che tutto sommato i ragazzi sono stati molto anche contenti di quello che poi è stato, di quella che è stata la didattica. Devo dire che anche i risultati sono stati molto, molto performanti. E finita la pandemia abbiamo mantenuto ancora tutta una serie di strumenti, chiaramente la presenza, perché quello, diciamo, è stato, no, un'indicazione chiaramente del ministro, del ministero, era anche giusto, però non ci siamo dimenticati di tutta quell'esperienza che abbiamo fatto attraverso il digitale, di una didattica nuova, no? Che in qualche modo prevedeva delle azioni, delle potenzialità, prevedeva anche lì tutta una serie di problematiche che abbiamo cercato di risolvere. Insomma, abbiamo riprogettato una didattica, abbiamo trovato degli strumenti che sostanzialmente la rendevano ancora più performante. Quindi è chiaro che la lezione in presenza, è chiaro che il dialogo con lo studente si fa a voce, de viso, nelle classi, ma è anche vero che abbiamo trovato tutta una serie di strumenti che utilizziamo tutti i giorni e che ci facilitano estremamente la vita didattica, la vita accademica. Quindi in qualche modo volevo portare, ecco, questa nostra testimonianza in cui questo tema del digitale, no, della cultura del digitale, dell'econ, in qualche modo è qualcosa che viviamo tutti i giorni, ma che ci porta continuamente a rimetterci in discussione. E questo, appunto, come vi dicevo, siamo un po' abituati, perché ciclicamente, insomma, ci poniamo sempre l'attenzione su quelli che sono le metodologie didattiche, i piani degli studi. Devo dire che c'è una
ciclicamente ci sono delle trasformazioni importanti, quindi ecco, la RDE è stato un momento di creazione di un nuovo format, il design dei sistemi, come vi citavo prima, è stato un altro. Insomma, andando a ritroso, ci sono delle tappe importanti che hanno fatto scuola su questo, devo dire. Ed è un po' la nostra caratteristica, la nostra è una comunità piccola e sicuramente anche i piccoli numeri consentono, perché c'è un numero programmato ai corsi, anche questo, diciamo, ci consente di poter sperimentare più giorni all'interno della didattica e quindi ci consente di poter ecco, immaginare quella che è non solo la, ma che, quella che è proprio la formazione del design, e quindi avendo sempre uno sguardo verso il futuro, no? Verso l'oltre. Quindi quello che noi diciamo è che lo studente, noi non vogliamo creare un bravo professionista, ma noi vogliamo creare un professionista che quando uscirà con il suo fare sarà lui a modificare, a innovare proprio il mondo del lavoro, cioè porterà una visione diversa che innoverà il mondo del lavoro. Quindi quello che noi chiediamo ai nostri studenti è proprio sempre quello di stare un passo avanti, no? E a volte chiediamo tanto, lo sappiamo, loro a volte sono un po' faticati, però devo dire che poi ci danno sempre grandi risultati, e questo ci fa estremamente piacere, insomma. E quindi io, insomma, sono anni che collaboriamo anche con Decalter su questi temi, e ogni volta all'interno appunto di questi workshop riusciamo a focalizzare tutta una serie di tematiche che devo dire poi sono importanti, perché rientrano all'interno della didattica e ci si focalizza su alcuni aspetti. Quindi come al solito da parte di sia Roma tutta l'apertura alla collaborazione, come Carmine sa, e anche rispetto a tutto il nostro panel oggi fittissimo, e quindi io, ecco, ho voluto portare questo semplice intervento per raccontarvi un po' quella che è la nostra esperienza. Grazie. Grazie Tommaso. In realtà, infatti, ti ringrazio per i tanti anni di collaborazione, di riflessione. Per un paio d'anni siamo stati anche nella sede dell'ISIADI come fisicamente, eccetera. In realtà mi è fatto molto piacere che ho potuto partecipare questa mattina, perché il concetto stesso di SIA, il proprio format culturale, come dire, non dico che è poco conosciuto, ma quando si parla di design si pensa ad Alessi oppure a qualcos'altro, a un prodotto finale. Io credo che il vostro, fra i tanti diciamo meriti, e che appunto fa del design del cervello dei vostri studenti, perché diventino appunto protagonisti successivamente. A noi ci avete aiutato a fare il nostro mestiere, che è quello di rompervi le scatole sul digitale, il patrimonio, ma indirizzandoci. Io credo che le cose che stanno uscendo, che le riflessioni che vengono dai due ministeri, io credo che una sana riflessione da design su come, come dire, dare valore aggiunto rispetto a certe cose, credo che sia l'ulteriore sfida magari per la prossima settimana romana sul design. Grazie davvero Tommaso e buona giornata. Allora, abbiamo stressato in una settimana Lorenzo De Simone del NEB, che è il nostro partner, che ha partecipato venerdì scorso al Roma European Design, a cui citava il professor Salvatori, e non riesce a partecipare questa mattina. Io, se mi consentite, do i rappresentanti di tre uffici scolastici regionali, Molise, Sardegna, Emilia Romagna, il quarto oggi per questioni personali interverrà domani mattina, e che ci raccontano come dal ministero poi tutto questo atterra nei territori, e con le differenze fra i territori, che credo che siano un ulteriore valore, quello di confrontare le scuole di territori diversi, che è sempre stato il nostro
come dire, non dico obiettivo, ma certamente il modo o un modo superato. Decidete voi, siete tre amici, quindi decidete voi chi vuole parlare per primo. Vai Marco. Allora, buongiorno a tutti. Inizio io come da scaletta, sono Marco Di Paolo e ringrazio Carmine per questa che ci ha offerto e mi ha offerto questa ulteriore occasione di condividere dei pensieri, delle considerazioni, considerazioni che tra l'altro ho iniziato a costruire con Carmine da lontano 2015, quando in Molise abbiamo iniziato a parlare di educazione al patrimonio culturale, girando un po' per le scuole e cercando anche di sensibilizzare i docenti e gli alunni rispetto a questa nuova dimensione e procedurale, metodologica, ma anche contenutistica delle offerte formative delle scuole. Oggi è un'occasione importante perché da Scaletta, e infatti un particolare saluto alle dirigenti del MIC e soprattutto anche alla dirigente del Traino dell'Ufficio Sesto. Ecco, oggi è importante perché ci troviamo di fronte a due presenze del Ministero che si occupano di didattica innovativa e di utilizzo del digitale. Abbiamo da un lato l'Ufficio Sesto, a cui diciamo apparteniamo, nasciamo sia io che Fabrizio che Gabriele, in particolar modo io e Fabrizio siamo gli antesignani del Piano Nazionale Scuola Digitale, perché noi nasciamo come referenti nel lontano 2010 con Giovanni Biondi, Rossella Schietroma, eccetera, e con Gabriele ci ritroviamo sempre nell'Ufficio Sesto per poi essere traghettati nella nuova struttura del Ministero, che è l'unità di missione legato al PNRR, in qualità di coordinatori delle equipe formative territoriali. È un nucleo preposto del Ministero da circa 4 anni, dedito soprattutto al supporto, all'innovazione, a supportare le scuole, i dirigenti, le classi a questa nuova dimensione della didattica. Ecco, in tutto questo contesto, il patrimonio culturale, e su questo abbiamo ragionato a lungo con Carmine, rappresenta un aspetto molto importante dell'innovazione didattica, proprio per quanto riguarda la sua caratteristica multidisciplinare e multidimensionale, in quanto rappresenta un fattore educativo e formativo determinante proprio per queste nuove generazioni, perché consente due cose: da un lato promuove un rapporto più consapevole con il territorio e quindi con l'identità locale, ma da un altro lato chiaramente suggerisce l'opportunità di potenziare delle forme di interazione diverse con le risorse culturali. Detto ciò, quindi partendo da questa considerazione di questo aspetto importante del patrimonio culturale, come accennavo prima, e su cui con Carmine abbiamo iniziato a lavorare, ma con lo stesso professor Paini, Germano Paini, anzi apro e chiudo una parentesi, nel lontano 2018 con Germano è stato un visionario, nel senso che in un'attività che abbiamo svolto con una scuola Apollo del Molise, lui ha proposto e ha sviluppato e ha fatto realizzare a questa scuola Apollo uno strumento di produzione di contenuti didattici attraverso la comunicazione della messaggistica digitale. Ebbene, oggi parliamo di intelligenza artificiale e parliamo
di chatbot, chiaramente con tutti chiaramente con tutta una serie di fattori di dimensioni di tutela, eccetera, come uno strumento importante per stimolare, rafforzare, potenziare l'apprendimento. L'idea che con Carmine dal 2015 stiamo portando avanti è appunto fare in modo che il concetto di patrimonio culturale e di patrimonio culturale digitale possa diventare la nuova dimensione delle offerte didattiche formative delle scuole. Perché? Perché proprio per questo carattere di multidimensionalità e pluridisciplinarietà è chiaro che il patrimonio culturale digitale si sposa appieno a quelli che sono gli indicatori, i canoni e gli incipit della didattica innovativa e della didattica per competenze. Perché? Perché il patrimonio culturale mette in gioco, okay, nella operatività, tre dimensioni: le risorse cognitive, i processi cognitivi operativi e le disposizioni ad agire. Questi sono tre elementi fondamentali che chiaramente rendono l'alunno autore, partecipe e, riprendendo delle parole del Piano Nazionale di Scuola Digitale, rendono l'alunno co-creatore, ma soprattutto autoimprenditore, cioè imprenditore di se stesso. E infatti il Piano Nazionale Scuola Digitale cosa sollecita? Sollecita a sviluppare la creatività dei ragazzi, ma soprattutto sollecita a renderli autoimprenditori. Nel momento in cui l'alunno chiaramente viene stimolato, e quindi andiamo a sollecitare con il patrimonio culturale, che cosa? Andiamo a sollecitare gli aspetti emotivi, emozionali, la creatività, quindi lo rendiamo parte attiva di un processo produttivo e quindi autore di contenuti, autore di contenuti, perché badiamo, la mission della scuola è quello di garantire il successo formativo, ma tu il successo formativo lo garantisci nel momento in cui rendi chiaramente l'alunno in questione creatore dei propri contenuti. Detto ciò, e qua mi faccio una seconda citazione sempre del professor Paini, e che si collega poi chiaramente anche alla definizione di competenze della comunità europea. Nel momento in cui tu rendi l'alunno creatore, autoimprenditore, lo rendi responsabile e quindi, citando Paini, lo rendi titolare culturale. In questo contesto è chiaro che nel momento in cui noi caliamo il patrimonio culturale nell'ambito della scuola, inizia ad assumere anche dei connotati diversi, nel senso che patrimonio culturale digitale, oltre a essere quello chiaramente comunemente definito dal titolo, dal testo unico dei beni culturali, quindi patrimonio materiale, immateriale, artistico, architettonico, eccetera, ma patrimonio culturale in questa logica potrebbe essere anche tutta la produzione didattica realizzata dall'alunno. E l'alunno, in quanto autoimprenditore, in quanto titolare culturale, deve averne la responsabilità di curarlo per poterlo poi trasmettere alle generazioni successive. Noi, come coordinamento delle equipe formative territoriali, che tra l'altro siamo anche diventati poliformativi territoriali, infatti quest'anno noi l'abbiamo sperimentato su una serie di contenuti, ma ciò non toglie che l'anno prossimo ci potremmo dedicare seriamente a sviluppare dei percorsi a livello locale
sulla disseminazione, sulla formazione, su con dei workshop proprio dedicati alla produzione di patrimonio culturale digitale. Come vi dicevo, noi ci siamo concentrati da 4 anni, siamo concentrati sul chiaramente sviluppare, disseminare la nuova dimensione dell'insegnamento attraverso le metodologie. Del resto, noi con Carmine abbiamo anticipato tutto questo nel lontano 2018, perché con la presentazione di H Cultura, anche già in Molise, lanciammo una settimana di sfide e andammo a sperimentare una che una delle dimensioni metodologiche che è alla base del piano Innovamenti, Innovamenti Plus dell'equipe formativa territoriale, che è quella dell'Hackathon. E ci rendemmo conto già nel 2018 che i ragazzi coinvolti in un determinato modo, addirittura noi creiamo anche delle situazioni di trasversalità e a livello di istituto, ma proprio a livello di profili di indirizzo, creiamo questi grandi tavoli e i ragazzi risposero in maniera egregia. Questo a dimostrare cosa? A dimostrare che nel momento in cui l'alunno viene motivato, viene soprattutto emozionato, ma lo si rende parte attiva di un processo produttivo, è chiaro che i risultati si hanno. Tutto questo, il mio obiettivo a livello locale, ma io credo anche condivido appieno dagli amici colleghi Fabrizio e Gabriele, il nostro obiettivo è appunto fare in modo che la produttività, quindi il successo formativo della scuola, diventi veramente un fenomeno, un processo di produttività dove i ragazzi, ribadisco e riprendo le parole del PNSD, diventano imprenditori di se stessi e autoimprenditori digitali. Grazie e restituisco la parola a Carmine e spero di aver fornito un utile contributo a questo interessante dibattito. Grazie Marco e grazie per quello che hai fatto finora e spero che continuerai a fare. Hai accennato una cosa prima di dare la parola agli altri due rappresentanti degli uffici scolastici. Hackathon, tu hai avuto di sperimentarlo anche fisicamente, noi da 5 anni lo lanciamo, in realtà sono a tutti gli effetti dei laboratori scolastici che durano qualche mese e i prossimi giorni verranno presentati i risultati. Il modello Hackathon per noi sta risultando davvero, come dire, l'ambito pedagogico e didattico, non dico per eccellenza, ma sicuramente è quello più sfidante, perché collega, perché l'idea che non è solamente quella scuola che fa qualcosa, ma quella scuola che si mette in gioco con altre e che addirittura alla fine del percorso si confronta con gli altri ragazzi. Quest'anno speravo di, come dire, fare fisicamente il confronto, almeno sfida per sfida, ma non ci sono riuscito, quindi sarà ancora un confronto online. Mi auguro che magari insieme con voi, in qualche luogo della cultura, piuttosto che in qualche scuola, riusciamo a portare tutte le sfide, che so, sulla bellezza, piuttosto che sono 15, in modo tale che ci sia un confronto tra pari importante. Quello che mi preme sottolineare rispetto anche a quello che hai detto Marco, è che fra le tante responsabilità che ci vengono attribuiti, nel senso che qualcuno, molti docenti che hanno partecipato a questi processi, ci imputano il fatto che li abbiamo aiutati a introdurre in ambito curriculare patrimonio e digitale. Credo che questo ci dà
almeno ci legittima ad andare avanti, però insomma, ecco, vorremmo farlo insieme con qualcun altro. Fabrizio Floris ci racconta delle belle cose dalla Sardegna, per noi, l'ufficio scolastico per la Sardegna. Sardegna per noi è un cuore pulsante, perché molte delle esperienze molto significative vengono proprio da alcuni licei, di alcune scuole della Sardegna, e quindi mi auguro che riusciamo ad andare oltre questi episodi. Grazie Fabrizio. Buongiorno a tutti, ringrazio il dottor Marinucci per l'invito. È con vero piacere che cerco di presentare ciò che stiamo cercando di fare in Sardegna, dove opero soltanto da quasi 3 anni. Credo di rappresentare in realtà non soltanto la mia origine, perché io sono sardo di nascita, anche se in realtà vivo e opero in Veneto da un quarantennio, mettiamola così. Allora, ciò detto, se mi consentite, quindi rinnovo ringraziamenti e soprattutto saluto i vecchi amici, che non sono amici vecchi, ma sono vecchi amici, con i quali abbiamo condiviso un lungo percorso di innovazione fin dai primi anni di questo secolo. Direi che anche qualche anno prima, quando abbiamo iniziato la formazione sulle TIC. E quindi, diciamo, siamo in trincea da parecchio. Ciò detto, io avrei piacere di presentarvi, proprio alla luce del fatto che mi piacerebbe condividere con voi un percorso che è stato già attivato, proprio a titolo esemplificativo, delle slide, se mi è consentito, posso? Sì, è così, condivido in basso, cioè condividi schermo e avrà... Sì. Perfetto, si vede. Ci siete? Sì. Ci siamo, grazie. Allora, la questione che vorrei affrontare è molto semplice. Il problema della digitalizzazione del patrimonio, non solo letterario, ma tutto campo, noi abbiamo provato a portare avanti questa politica fin dall'anno scorso a seguito di un protocollo d'intesa che abbiamo stipulato con i Lions Club italiani, in particolare con un club, di cui tra l'altro mi onoro di far parte, di San Donà di Piave, che ha creato una app facilmente fruibile su qualunque tablet, qualunque device, anche un telefonino, e in maniera estremamente semplice, proprio per far sì che si possano fruire di questa gigantesca libreria di titoli che sono degli audiolibri in forma completamente gratuita. Quindi, cosa è stato fatto? Abbiamo stipulato un protocollo d'intesa, quindi nel 2021-22, tra l'USR per la Sardegna e il Lions Club di San Donà di Piave, che appartiene al distretto Lions 108 via 3. Le ragioni consistono banalmente nell'utilizzo da parte delle scuole del territorio afferente all'USR di questa app, in modo tale da metterla a disposizione non solo di tutti gli alunni, ma anche di tutti coloro che vi ruotano attorno, quindi anche di tutti i docenti, anche con finalità di didattica. Ciò detto, quindi, l'esatto nome dell'app del libro parlato Lions è la seguente: Service App Libro Parlato Lions, che sarebbe iLabs. E l'iLabs, che è un acronimo, sta per International Lions Audiobook Service. Di che cosa si tratta? È un servizio completamente gratuito di fruizione di audiolibri su una biblioteca che ha raggiunto quasi 22.000 titoli. E chi può fruirne? Beh, tutti coloro che hanno almeno un cellulare che si collegano al servizio. In particolare è stato messo a disposizione di scuole, enti, comunità, in modo tale da poter, come dire, ascoltare libri che sono registrati in oltre 15 lingue, tra cui, ad esempio, anche latino, ucraino, greco, italiano, latino, inglese, eccetera, eccetera. Ci sono tante lingue. Quindi, come sapete, possiamo disporre anche di testi, per così dire, classici, relativi alle letterature di quei paesi. Ma in che cosa è particolarmente rilevante
questa novità che è stata messa a disposizione delle scuole sarde, è che attraverso questa iscrizione e attraverso soprattutto l'aggiornamento dell'app che è avvenuto proprio l'estate scorsa, una volta che viene scaricata l'app, seguendo una procedura piuttosto semplice, a seconda che sia usi Android o Apple, e chiedendo l'accesso e quindi la certificazione, si procede all'utilizzo di questa app che è estremamente semplice. Si tratta quindi di che cosa? Di un'operazione che consente quindi di cercare all'interno di un catalogo, attraverso una ricerca per autore oppure per titolo, tutta una serie di libri che sono messi a disposizione. Ho selezionato e quindi ho schematizzato la procedura di accesso e la cosa importante è che quindi questi sono gli audiolibri che sono fruibili. Bene, in che cosa consiste il valore aggiunto, quindi l'importanza dell'aver messo a disposizione questo strumento con le nostre scuole? Beh, consiste soprattutto nella differenza sostanziale che le scuole, grazie a questo protocollo d'intesa, sono diventate a loro volta produttrici di audiolibri. I ragazzi delle scuole, in particolar modo, hanno messo a disposizione uno degli esempi, una delle opzioni possibili, è quella di mettere a disposizione la cosiddetta donazione di voce. Cioè i ragazzi stessi, appositamente preparati, quindi verificata la propria capacità di registrazione, hanno la possibilità di fare un provino e, superato questo provino, entrano a far parte di coloro che sono definiti donatori di voce e, una volta identificato il titolo da registrare, lo registrano attraverso una procedura standard e lo mettono a loro volta a disposizione, quindi implementano questa biblioteca di audiolibri. Ma gli audiolibri a chi sono resi disponibili? Beh, la cosa importante è proprio questa. È senza limiti di scaricamento ed è riservato a persone con difficoltà di lettura, ma in particolare appartenenti a cosa? A strutture ospedaliere, residenze per anziani, biblioteche civiche, cliniche pediatriche, eccetera. Cioè, praticamente tutto il mondo. Mi permetto di citare, per esempio, che i nostri audiolibri sono particolarmente apprezzati dalle comunità di emigranti italiani all'estero, che li vedono come un ritorno, per così dire, alla madre patria, alla cultura, come dire, della propria esistenza, della propria vita. E oltre a ciò si può dire che tantissime persone che, ahimè, sono ospedalizzate, comunque non possono leggere tranquillamente un libro per qualche ragione, hanno a disposizione questo intero catalogo che, come ho detto, è comunque in costante implementazione, grazie soprattutto anche agli studenti sardi. Perché gli studenti sardi, e questa è la novità importante, sono intervenuti, come si dice, a gamba tesa in questa struttura, mettendosi a, come dire, a disposizione, e ben 14 istituti superiori o del primo ciclo, 7 e 7 per la precisione, distribuiti su tutto il territorio regionale, e quindi con qualche centinaio, adesso stiamo rasentando un migliaio di studenti che stanno continuamente leggendo libri e registrandoli, quindi mettendoli a disposizione per i futuri uditori, hanno seguito una procedura che abbiamo indicato, ovvero abbiamo costruito un elenco di titoli rappresentativi il patrimonio culturale e letterario sardo, quindi anche in lingua sarda, per esempio novelle, poesie, anche canti popolari, i quali, non essendo ancora presenti in archivio, sono stati messi a disposizione a queste scuole, i cui ragazzi hanno già cominciato a registrarli. E con queste registrazioni, quindi, abbiamo implementato il nostro catalogo di audiolibri e abbiamo messo a disposizione numerosissimi elementi nuovi e rappresentativi del patrimonio culturale sardo. L'occasione è stata veramente preziosa. Quando abbiamo presentato all'inizio di quest'anno scolastico in Regione Sardegna questa nuova iniziativa, c'è stato effettivamente un coro di sorprese, perché era la prima volta che finalmente le scuole si sono rese disponibili a implementare un patrimonio, mettendo quindi a disposizione il proprio tempo, il proprio lavoro, per aiutare tutti gli altri alla lettura di questi libri che altrimenti non farebbero parte di questo catalogo. Sono state registrate opere di Deletta, di Tessima, della Murgia, di Foix, di Letta, di Foix e di tanti altri
Ma questi sono tutti audiolibri, quindi resisi disponibili all'ascolto di tutti grazie alla donazione di voce di tanti studenti che potete pensare. I sardi, che sono, come ben sapete, un popolo che è in grado per tanti anni, avrà quindi a disposizione in tutto il mondo questo enorme patrimonio culturale che quindi va diffuso. Quindi, come vedete, grazie a questa opportunità siamo riusciti a conciliare due aspetti importanti, cioè le scuole come fruitrici di un grande catalogo di patrimonio culturale sardo, ma anche come soggetti protagonisti dell'implementazione del catalogo, con la scelta dei libri e la successiva registrazione. Quindi la scuola sarda ci sta provando, ci stiamo provando, come bisogna fare dappertutto, non bisogna mai lasciare nulla di intentato. Bisogna coinvolgere i ragazzi, perché i ragazzi sono molto bravi, molto più bravi di quando non fai a una prima lettura. E soprattutto messi in condizione di operare in maniera assolutamente spontanea e volontariato, come sappiamo, potranno dare il proprio contributo anche all'intera comunità, non solo sarda, ma nazionale. Bene, io con questa condivisione vi ho voluto rappresentare quegli obiettivi che stiamo cercando di raggiungere, cioè di fare in modo che i ragazzi e le scuole in particolare non siano soggetti passivi, ma diventino a loro volta una parte integrante di un progetto di comunicazione e di costruzione del sapere per la salvaguardia di un patrimonio culturale che, se non digitalizzato, rischiamo che nel tempo vada perduto. Le iniziative che stiamo seguendo sono numerose. Questa è una di quelle che stiamo che ho voluto rappresentare, proprio per farvi capire che stiamo provando, ci stiamo tentando. La strada è lunga, la strada è molto lunga, perché tutto ciò che ruota attorno alla scuola fa fatica a rapportarsi con questa, come sappiamo benissimo. Il cercare relazioni o quant'altro è sempre un problema. Tuttavia, non ci arrendiamo. E quindi confidiamo che questo processo di digitalizzazione continui, come sta avvenendo, a fine anno tireremo le somme, con un momento di riflessione, e confidiamo di coinvolgere ancora più istituti scolastici, soprattutto il secondo ciclo, anche nel prossimo anno, perché abbiamo già ricevuto la disponibilità, l'adesione di tante altre scuole, ripeto, su tutto il territorio regionale, non soltanto riferendosi ai centri più importanti, dove storicamente è più facile ottenere collaborazione o quant'altro, ma anche i territori, anche un po' lontani, difficili da raggiungere, nel Morese, eccetera, stanno dando il loro contributo quindi alla digitalizzazione del patrimonio culturale, che altrimenti, come dicevo, c'è il rischio che vada perduto, e pian piano noi, come diciamo sempre, di butta cavat lapidem. Con calma, ma non ci fermiamo. Vi ringrazio per l'attenzione. Grazie davvero con questa calma, ma che non vi fermate. Mi pare una buona prassi estremamente importante per non solo la conservazione e valorizzazione del vostro patrimonio, ma del nostro patrimonio, ma anche quando lei diceva che sono i ragazzi che stanno leggendo i libri e quindi registrando. Intanto già il fatto che se li leggono mi pare già un risultato intrinseco proprio anche come per educare alla lettura e non solo alla, diciamo così, credo che sia importante. Professor Gabriele Benassi, proprio in questi giorni ho parlato con una delle persone che mi ha indicato che in Emilia Romagna stanno lavorando molto sulle biblioteche scolastiche. Io credo, adesso non so se è l'oggetto della chiacchierata di oggi, Gabriele, ma quello delle biblioteche, dei luoghi, della cultura, delle scuole, credo che sia un ulteriore modo, perché davvero le biblioteche si prestano, come dire, a tutta la dimensione digitale, per non solo la fruizione, ma anche per l'implementazione delle biblioteche. Credo che sia una cosa da condividere magari anche con appunto con la Sardegna e con il prof. Fois.
Gabriele, a te la parola. Grazie. Assolutamente. Carmine, grazie per l'invito. Porto anche i saluti del direttore Stefano Versari. E niente, come ufficio scolastico, sì, hai detto proprio bene adesso, siamo impegnati su molti fronti, su molti progetti. Questo di Reader è legato a un progetto della Regione Emilia-Romagna che assieme all'ufficio scolastico regionale ha di fatto permesso a tutti gli istituti di avere accesso alla biblioteca digitale, sia come prestito, quindi di testi, di libri, anche di uscita recentissima, che diciamo come open educational resource dentro un panel estremamente esteso, variegato, perché si va da, per capirci, insomma, fotografia ad alta definizione di materiali documentali dei nostri musei o delle nostre gallerie, quindi anche veramente documenti antichissimi da storia romana in poi, almeno, tanto di medievale ovviamente, ma anche per esempio fino ai file di stampa 3D, quindi un'idea di biblioteca, no, condivisa, diffusa, che ovviamente diventa poi quel luogo di incontro di tutte le competenze, che sono sicuramente le humanities, che sono sicuramente quelle che oggi si chiamano STEM, ma in generale diventa proprio il luogo in cui si riceve, ma si rielabora anche la cultura, per così dire, no? Quindi nel nostro piccolo stiamo un po' cercando di favorire le azioni che sono legate a questo progetto, che comunque è molto ambizioso, e in fondo l'obiettivo vero è educare i nostri studenti, una volta usciti dalla loro scuola, a saper usare gli strumenti digitali non solo come strumenti di evasione o di comunicazione, no, con i pari, come le chat, ma proprio come strumenti che ci possono aprire veramente, no, le porte, diciamo così, anche a più dimensioni culturali. Vi metto in chat velocemente il nostro sito. Io collaboro da anni, insomma, con il servizio Marconi, che è, diciamo, lo staff, l'equipe a monte, no, che era dedicata nel nostro ufficio scolastico regionale al Piano Nazionale Scuola Digitale, con cui, insomma, di recente si sono integrate le equipe formative territoriali di cui parlava prima Marco, quindi siamo una squadra ben assemblata, ben integrata, che opera su tutti i fronti del digitale sul nostro territorio, e su questo sito, insomma, potete vedere sia cronologicamente che tematicamente le varie attività e anche qualche pubblicazione che abbiamo fatto proprio pensando, no, al digitale nella didattica e alla didattica con il digitale, che non coincide con la didattica digitale, no? Che sono concetti comunque differenti, non è solo un gioco di parole. E ecco, ci tengo a sottolineare questo aspetto, no? Già qualcuno prima di me lo aveva focalizzato. È chiaro che parlando di scuola, noi non parliamo semplicemente di contenuti, di accesso ai contenuti, ma parliamo anche della sfida legata un po' agli apprendimenti, no? Cioè di come questi contenuti possono essere utilizzati all'interno di metodologie, all'interno di attività calibrate, pensate in modo consapevole dai docenti, che sono dei designer dell'apprendimento, e vado a recuperare uno dei concetti che hai sottolineato in precedenza. Ecco, come questa ricchezza possa entrare nel circuito delle nostre scuole in modo autentico, come possibilità anche di attività autentiche, come per esempio attività di service learning. Prima si parlava appunto dell'hackathon, dell'inquiry, no? Di come in realtà queste metodologie possono sfruttare, e questo può sembrare un termine negativo, lo usiamo nella sua accezione positiva, tutto quello che è il patrimonio artistico, architettonico, archeologico, storico, in generale il patrimonio culturale del territorio può offrire, no? Per cui è proprio questo, secondo me, uno degli aspetti fondamentali di queste sfide, che leggevo anche
l'altro giorno sul bellissimo documento che avete elaborato insieme nel 2019 a Pietrelcina, questa idea del co-costruire, no? Del co-costruire, quindi del partire dalla fonte e insieme agli studenti provare ad analizzarla, contestualizzarla, a farle delle domande, no? Perché ogni fonte alla fine ha tante inferenze che dobbiamo andare a individuare, cioè tanti aspetti che non sono così visibili nel testo o nella iconografia o insomma a seconda della tipologia di fonte che abbiamo davanti, ma che in realtà poi ci dicono tante, tante cose. Per esempio, con gli studenti andare a rielaborare, a costruire dei prodotti che siano nuovi, ma che pure rimettano in circolo un po' quella cultura, quell'informazione, quella bellezza, no? Quella particolare, quel particolare oggetto, a seconda di quello a cui ci riferiamo, da cui insomma il lavoro è partito. Questa sfida può essere davvero, diciamo così, avviata e sviluppata se in modo efficace anche per gli apprendimenti, se l'insegnante sa condurre attraverso una metodologia gli studenti in varie attività e in varie sfide. Io credo che come docenti noi su questo dobbiamo essere formati, perché insomma, lo diciamo francamente, è ora di finirla l'identificazione fra docente e libro di testo, no? Il libro di testo è una delle tante fonti, ma noi oggi con il patrimonio digitale abbiamo una tale abbondanza e una tale facilità di accesso a dei contenuti eccezionali che il libro di testo ormai rimane insomma una bozza, uno schemino da seguire e spesso peraltro anche poco stimolante, molto disorganico e via dicendo. Quindi mi viene da dire tutta questa dimensione, no, di ricostruzione, di co-costruzione anche del patrimonio documentale dei nostri territori, può essere proprio vista anche in questa logica di profondità e di qualità, no? Rispetto anche ai contenuti che possiamo avere a disposizione. Aggiungo rispetto a questa mia considerazione che paradossalmente viviamo in un paese in cui le agenzie culturali vengono sempre identificate con mille soggetti, ma se ci fate caso raramente la scuola viene considerata come un'agenzia culturale. Eppure la scuola di per sé nel suo interno ha degli ottimi pensatori, non voglio dire i migliori perché non è una sfida contro con nessuno, però degli ottimi pensatori. Gli studenti stessi sono capaci di intuizioni incredibili, no? Può sembrare una banalità. Mi ricordo una recente visita, recente per modo di dire, perché ormai sono passati più o meno 7-10 anni, ma gli anni passano talmente in fretta che uno non se ne accorge, no? A un museo medievale, qui era una prima media, avevo una mia classe, c'era una mia alunna che a un certo punto guarda il libro miniato, bellissimo, e inizia a dire: ma prof, ma quella era la LIM del Medioevo, ci avevo mai pensato. In realtà, se ci pensiamo bene, ha perfettamente ragione, perché esattamente come la LIM diventa uno schermo condiviso in una classe, no? O lo schermo touch e via dicendo, il libro codice miniato, quello bello grande che veniva messo al centro anche del coro, aveva la stessa funzione. E un altro bambino a un certo punto, vedendo un po' i manoscritti, ha fatto questa riflessione: prof, ma allora noi come quei monaci dobbiamo scrivere in digitale tutto quello che era sulla stampa. Guardate che anche questa è un'intenzione interessantissima, no? Perché è esattamente il passaggio epocale che noi stiamo vivendo, e come nei passaggi storici precedenti, il riprendere la cultura, il ritrascriverla, il ricodificarla anche in un altro formato, ha innestato comunque una rielaborazione critica di quegli stessi contenuti e una rinascita, se vogliamo, culturale. Sto parlando di tutte le fasi storiche, no, che sono state caratterizzate da passaggi di questo tipo. Beh, capite bene che noi siamo di fronte quindi a un momento in cui in superficie può sembrare che ci sia un po' stanchezza, un po' fatica, problematiche di varia ragione, ma in realtà
nel fondo c'è una forza propulsiva, un'energia, l'innovazione, il cambiamento che le nuove generazioni probabilmente colgono molto più di noi, e la nostra responsabilità è dare a queste nuove generazioni gli strumenti giusti per poter agganciare e integrare la cultura con la C maiuscola e poterla far diventare un po' il contesto e lo sfondo della loro vita. Per cui bene educare alla bellezza attraverso l'arte, l'architettura, attraverso la riscoperta dei territori, la valorizzazione dei territori, bene se questa bellezza non rimane un'informazione in un libro scolastico, ma diventa il centro, il focus per un'attività autentica di lavoro che può coinvolgere per più mesi o per più settimane, o dipende, come dicevo prima, dalla capacità di design dei docenti, i nostri studenti. Ecco, quindi io davvero sono grato al lavoro che fate, perché se, mi sembra di intuire, mi sembra di capire che, diciamo, lo sfondo e il motore ispiratore è esattamente questo, no? Questa trade union fra generazioni, che diventa un po', insomma, in fondo il senso stesso del nostro mestiere di insegnanti, mi viene da dire. Assolutamente, Gabriele, davvero grazie per questa sottolineatura. A proposito di bellezza, noi abbiamo una sfida che si chiama Itinerari di Bellezza, tra l'altro è quella più partecipata, i ragazzi devono rispondere a una semplice, non 2000 domande. Convincimi che quel territorio, quell'oggetto, quello che per te ti rappresenta, valga la pena di venirlo a vedere, di venire a farne un viaggio. Questo per una ragione semplice: noi vogliamo che i nostri ragazzi si riappropriano, acquisiscono titolarietà del proprio territorio, della propria bellezza, e quello che fanno è davvero, utilizzando la loro creatività, e quello che fanno davvero, Gabriele, è spettacolare. Per noi ci piace pensare che sono davvero degli ambasciatori di bellezza. Ovviamente oggi, nei prossimi giorni, vedremo territori in cui i ragazzi anche piccoli, l'anno scorso lo trovate in rete, la nostra rete di scuole Faro in Abruzzo, il tema era Abruzzo in favola. I ragazzini con gli smartphone sono andati a intervistare i nonni, i parenti, eccetera, e hanno creato delle storie digitali utilizzando semplicemente il cellulare, ma hanno riacquistato la titolarità dei propri territori, delle proprie storie, delle proprie passioni. Ma questo l'hanno fatto in Molise, questo è il senso. Così come è il senso di una sfida che vedremo, che è quella per creare oggetti condivisi e co-creati insieme. Credo che questo sia. Io quando, e tu lo sai, ho scritto, e Laura in particolare, uno dei primi libri sulle learning nella scuola, erano 2010, quindi roba vecchia, forse anche, ma non lo ricordo, più di 20 anni fa, io non ho mai parlato, la distanza era fra questa scrivania e quell'altra, e come interagisco fra i due computer, come interagisco fra questo computer e quello che sta nella biblioteca, come co-creo e utilizzo in maniera, gli strumenti anche per creare nuova conoscenza. Se questo riusciamo a farlo, se riusciamo a stimolare i ragazzi, poi voi mi insegnate che sono non recettivi, ma di più. Ci danno le piste dal punto di vista della creatività. Assolutamente. No, grazie a voi dell'opportunità e dell'accoglienza. Quindi, ci mancherebbe, tra amici, e anche questa è un regalo del digitale. Adesso
parliamo di una, entriamo nell'università con la professoressa Calanca. A inizio settimana ho ricordato la figura del professor Dino Buzzetti, che aveva fortemente ispirato uno dei progetti principali su cui abbiamo lavorato quest'anno, che è quello di creare la prima comunità patrimoniale, nel senso convenzione di Faro, sul patrimonio culturale digitale nella moda. Purtroppo il professor Buzzetti ci ha lasciato qualche giorno fa. Come molti sapranno, abbiamo intitolato di Caltre da lunedì, non si chiamerà più solo di Caltre, Associazione Internazionale per la Promozione della Cultura Digitale, ma è stata aggiunta Dino Buzzetti. Per noi è stato un punto di riferimento importante. E un punto di riferimento importante perché ha fortemente voluto che con la professoressa Calanca, che è la responsabile scientifica di questo progetto, nonché coordinatrice, noi abbiamo cercato di riaggregare intorno a un tema che in qualche modo rappresenta anche la storia del nostro Made in Italy, quello più importante. Quindi riaggregare intorno al patrimonio documentale museale della moda per acquisire quella titolarità partecipata, quindi di coloro che si occupano di ricerca e di formazione nel campo degli studi e delle attività che riguardano il patrimonio del costume e della moda. Non lo stiamo facendo, adesso la professoressa Calanca lo sottolineerà, fine a se stesso. Questo deve diventare, proprio per la sua come è nato e come è stato peraltro partecipato, perché noi da settembre scorso che stiamo lavorando tutti i mesi con incontri con tanti partner, proprio per capire qual è la soluzione migliore, su che cosa ragionare, perché questo deve diventare un altro strumento per tutti quelli, non solo di conservazione della nostra storia su questo settore, ma anche e soprattutto uno strumento per tutti coloro che si avvicinano a questo tema, quello del costume e della moda, che non sono pochi, e dove abbiamo non solo l'università, abbiamo anche molti accademie, eccetera, eccetera. Daniela, so che per te questi sono giorni duri, ma credo che la faremo. Grazie, dottor Marinucci. Buongiorno a tutte e a tutti. E voglio ringraziare pubblicamente il presidente, il dottor Marinucci, anche di Caltre, direttivo, e tutti coloro che hanno appunto aderito alla intitolazione dell'Associazione Internazionale di Caltre a Dino Buzzetti. Grazie veramente con tutta la stima e l'affetto di cui sono capace. E mi presento perché moda e patrimonio culturale, prima di entrare in media res e di raccontarvi la nostra esperienza, Marinucci, Buzzetti e Calanca, mi presento. Io insegno, credo che sia l'unica cattedra in Italia di moda e patrimonio culturale da anni, al corso internazionale appunto di Fashion Studies al campus di Rimini dell'Università di Bologna. Nei corsi di noi abbiamo 3 corsi di moda più le varie collaborazioni nazionali, internazionali e anche con la regione Emilia-Romagna. Mi ha fatto molto piacere incontrare solo virtualmente ma il professor Benassi. Quindi il tema è molto ha richiesto un particolare investimento proprio per i nostri studenti dei corsi di moda nazionali e internazionali. Ci tengo a precisarlo che
il progetto e l'investimento che l'Università di Bologna nel campus di Rimini l'ha fatto e continua a farlo attraverso anche di me, ma non solo, con i miei colleghi, sia nell'ambito della ricerca, ma sia anche soprattutto per i nostri studenti nazionali e internazionali. Bene, veniamo al progetto qua per Decalt. Esattamente un anno fa, dottor Marinucci, non so se lei si ricorda, ma senz'altro, nell'ambito della settimana delle culture digitali Antonio Ruberti, proprio come oggi, il 10 maggio 2022, Carmine Marinucci e Dino Buzzetti introducevano e presentavano il progetto Patrimonio Culturale Digitale della Mota. E in un apposito webinar, appunto, che era stato organizzato e al quale avevano chiesto proprio a me di partecipare con alcuni colleghi, amici colleghi, su questo tema che stiamo lavorando da anni e di presentare un po' gli obiettivi che potevano essere in questa prima fase, diciamo, di sviluppo, no, di approccio al progetto a un tema così complesso. Complesso non soltanto nella parte, diciamo, del digitale, ma complesso addirittura nella parte proprio reale, concreta e tangibile di quello che è tutto il patrimonio della moda. Dico soltanto che per patrimonio della moda noi ci troviamo di fronte dal punto di vista tangibile, concreto, in una suddivisione storica di conservazione nei tre istituti principali che sono musei, archivi e biblioteche. Non parliamo soltanto di vestiti, di abiti, l'oggetto moda. Abbiamo una pluralità di fonti storiche, documentarie che a tutt'oggi sul piano concreto, ripeto, sono conservate, giustamente per carità, in tre istituti diversi. Quindi da qui nasce l'esigenza di riaggregare queste fonti, questi oggetti storici che correlano il mondo della moda, appunto, e riaggregare, ed è la necessità che parte dal digitale, ma non solo. Quindi noi in quel webinar cominciamo a porre, se si ricorda, dottor Marinucci, queste questioni. In particolare avevamo pensato, qui subito lo dico, di esplorare le reali connessioni tra pratiche di conservazione, di valorizzazione, di metodologie di descrizione, appunto, e anche di inventariazione, appunto, per valorizzare i materiali relativi a 360 gradi della moda e del costume contenuti nei musei, negli archivi e nelle biblioteche. Di progettare poi, abbiamo pensato, una conoscenza appunto aggregata di questo patrimonio della moda e del costume, data la molteplicità delle fonti oggettuali che costituiscono questo campo di studi, perché la moda è un campo di studi, e di coinvolgere, decidemmo, se si ricorda, di coinvolgere un primo gruppo di studiosi, di operatori e istituzioni pubbliche per promuovere la formazione di una consapevole comunità, diciamo, patrimoniale nell'ambito della moda. Vorrei soffermarmi brevissimamente sulle motivazioni, sulle motivazioni che epistemologiche soprattutto, che spingevano il prof. Buzzetti a indirizzarsi alla moda. Ogni tanto io lo prendevo in giro, no, perché dicevo: ah, ti piace la moda. In realtà erano questi problemi della complessità e della frammentazione e quindi della riaggregazione del patrimonio moda, a maggior ragione sul digitale, che lo stimolavano e lo sfidavano a ricercare insieme a me, che io di digitale me ne occupavo abbastanza poco, delle soluzioni soprattutto per la ricerca teorica, ma soprattutto in virtù dei nostri studenti, a maggior ragione perché io insegnavo e insegno tutt'oggi nei corsi di moda. Quindi organizzammo nel 2013 insieme il primo workshop internazionale sugli archivi digitali della storia sociale della moda, soprattutto contemporanea, perché io sono contemporaneista, e in quei due giorni di convegno. E in quell'occasione invitammo, tra gli altri, lo cito perché non posso non farlo, Manfred Thaller, amico e collega fraterno di Dino Buzzetti, e l'allieva di Buzzetti,
esperta di catalogazione di informatica umanistica, Cristina Pattuelli, che ora è professoressa ordinaria al Pratt Institute di New York, con la quale continuiamo a lavorare insieme. Da lì ufficialmente nacque, diciamo, la sfida che poneva lo storico, io, la storica, e loro, diciamo, esperti, no, di digital humanities, ad incrociare le nostre competenze e appunto per progettare una nuova conoscenza. Perché loro parlavano appunto di tecniche, di tecnologia, e io dicevo, ma lo storico in particolare del patrimonio della moda servono tutte le possibili fonti. Allora di Lode si parlava ancora poco, si parlava. Da quel momento è nata questa collaborazione su questo tema in particolare. E dunque negli anni passo e vado avanti, e dunque è su queste basi che il professor Buzzetti, d'accordo con il dottor Marinucci, hanno pensato bene di poter sviluppare, e soprattutto all'interno, quale sede migliore di Decalter, questo progetto, cioè patrimonio digitale culturale della moda. Su queste basi, da settembre, come diceva il dottor Marinucci, abbiamo organizzato una serie di webinar, 8, da ottobre fino a maggio. Il prossimo, quello conclusivo, si svolgerà il 19 maggio, in cui tireremo appunto le somme, e purtroppo quello del 28 aprile non è stato possibile realizzarlo perché eravamo impegnati appunto alla cerimonia funebre del professor Buzzetti, che è venuto a mancare all'improvviso. E nella continuità con quello che ci ha insegnato e quello che ha voluto, dal punto di vista, diciamo, teorico, epistemologico, ma anche concreto, noi continueremo a lavorare in questa direzione. Negli 8 webinar, che cosa abbiamo fatto? Progettando insieme, ogni volta abbiamo aperto un problema. Non abbiamo presentato soltanto relatori e relatrici, un problema che si connetteva al grande contenitore moda e patrimonio culturale, per liberare il campo da dubbi equivoci. E soprattutto sono stati invitati anche miei, ma non solo, anche dei miei colleghi, studenti e allievi e dottorandi, per presentare volta per volta anche i lavori laboratoriali che stiamo facendo. E dunque, come andremo avanti, dottor Marinucci? La proposta è di innanzitutto, come diceva Buzzetti, ma come avevate già in un certo senso, non dico concordato, ma progettato, di creare una comunità patrimoniale. Tutti i miei colleghi che hanno aderito sono stati più di 30 ai webinar organizzati per Decalter. Chiaramente molti colleghi e colleghe sono, per forza logistica, sono rimasti fuori dalla presentazione di questi di questi webinar, ma che hanno assicurato la partecipazione. Perché? Perché anche tra noi colleghi e colleghe che studiamo questo tema c'è una dispersione totale, quindi tutti questi sì partecipanti, ma anche i futuri partecipanti aderiscono con estremo interesse alla possibilità di creare appunto questa rete. Quindi a giugno, in particolare con l'ottimo collaboratore che è stato nostro ospite, ma io lavoro con lui da parecchio tempo, perché diceva che in Italia era una delle prime, ma modestamente era stato un caso, voglio dire, a occuparmi di moda e patrimonio culturale anche dal punto di vista giuridico. E in giugno, ai primi di giugno, per ovvi motivi appunto di ripresa psicofisica di questo periodo, ci incontreremo, dottor Marinucci, con l'avvocato Benelli per scrivere proprio il progetto, la parte proprio, diciamo, giuridica che ci può consentire di procedere, andare avanti. Mentre a giugno, massimo credo i primi di luglio, se non sbaglio, dottor Marinucci, progetteremo appunto su queste basi che vi ho appena così ricordato, presentato, per non andare troppo per le lunghe, la prossima serie di 8 webinar, credo che siano 8, che affronteranno in modo specifico il discorso digitale del patrimonio della moda. Quindi non soltanto più
il problema degli archivi, il problema delle aziende, il problema della comunicazione, ma andremo mirati al discorso proprio all'ambito del digitale. Io credo, dottor Marinucci, di aver sintetizzato, non voglio togliere altro tempo ai miei colleghi e colleghe, e diciamo che è una bella sfida e quindi accogliamo, dico bene, dottor Marinucci, accogliamo a grande cuore le sfide che animano il professor Bussetti. Grazie. Il nostro fare. Io, grazie Daniela, grazie per tutto. Siete invitati il 19, tireremo le somme di questa breve introduzione che ha fatto la professoressa. Vorrei solo per l'audience che c'è questa mattina fare una riflessione non sul patrimonio, sul digitale, perché come dire, è intrinseca, sul valore che questo tema ha da punto di vista orientativo. Cioè, ma i nostri ragazzi gli abbiamo fatto mai percepire che cosa significa questo tema in termini non solo di orientamento, dico ragazzi non universitari, i ragazzi non universitari che in qualche modo vorrebbero, magari gli stuzzichiamo sulla propria sensibilità su questo tema. Ecco, io almeno vedo fra le pieghe di questo progetto, che non è semplice, complesso, ma per fortuna è complesso, perché altrimenti sarebbe troppo semplice, anche un aspetto legato all'uso consapevole del digitale per affrontare un tema importante che è un pezzo della nostra storia, della nostra identità, eccetera, ma soprattutto per affrontarlo in termini di orientamento. No? Qualcuno tanti anni fa, proprio al Ministero, mi aveva sempre invitato a invitare i ragazzi a guardare là dove sorge il sole e non dove tramonta. Ecco, noi, io credo che questo sia un modo per avvicinare una parte dei ragazzi. Non credo che tutti vorranno fare moda o fashion, ma comunque questo, per esempio, anticipa anche l'intervento di Fausto, professor Barbagli, che è presidente dell'Associazione Nazionale dei Musei Scientifici Nazionali, che di fatto pure loro hanno questo problema. Cioè, come facciamo ad avvicinare il grande pubblico dei ragazzi, non parlo del grande pubblico come fruitori, partecipanti, eccetera, ma se vogliamo orientare i nostri ragazzi verso la botanica piuttosto che la chimica oppure qualsiasi cosa, forse un minimo di storia della chimica, della fisica, che sta nei musei scientifici, è utile. Non sarà l'unica cosa, però credo che è un modo sostanziale anche per valorizzare quella nostra storia, la storia della scienza che ci appartiene. Perché, insomma, Fausto, a te e grazie per essere intervenuto. Buongiorno a tutti, grazie a te, a Carmine, per l'invito. È sempre un piacere ritrovarsi. Ormai sono anni che ci ritroviamo su progetti diversi che riguardano le nostre tematiche. Io sarò breve anche per motivi egoistici, perché normalmente preferisco sempre ascoltare che parlare, perché imparo di più, ma questa mattina è stato particolarmente interessante ascoltare gli interventi, perché mi hanno permesso di muovermi in un campo che padroneggio poco e quindi di venire a contatto con grandi professionisti che possono essere in futuro anche importanti contatti per lo sviluppo di relazioni e di progettualità comune. Grazie dell'invito, ma grazie anche dell'opportunità, che decisamente è un'opportunità bella ed importante. Due parole le spendo per dire che cos'è l'associazione che rappresento, l'Associazione Nazionale dei Musei Scientifici. È un'associazione che nasce 50 anni fa, meglio dal punto di vista operativo 50 anni fa, ma dal punto di vista istitutivo 51, nel 1972,
quando il professor Califano, in seno all'Accademia dei Licei, propose la fondazione di un'associazione che raccogliesse i musei scientifici. Erano anni in cui il professor Uberti, a cui è stata dedicata questa settimana della cultura scientifica, ancora non aveva messo mano alla settimana della cultura scientifica, che ha avuto un ruolo fondamentale nel rilancio della museologia scientifica e delle collezioni scientifiche in generale, e quindi l'associazione poi è stata successivamente molto avvantaggiata anche da tutto l'impegno che in seguito all'istituzione della cultura, della settimana della cultura scientifica da parte di Antonio Luberti, aveva portato e ha riportato i musei scientifici a un ruolo di dignità estremamente importante, perché fra la fondazione dell'associazione, fra la settimana della cultura scientifica, quelle che ormai erano delle collezioni molto spesso nel mondo universitario, che rappresentavano una testimonianza, rappresentavano soprattutto una testimonianza dell'insegnamento del passato, sono tornate a nuova vita, avere un'importanza patrimoniale e di testimonianza di cultura estremamente importante. L'associazione si muove attraverso prevalentemente iniziative come congressi, incontri, attività di gruppi di lavoro che sviscerano e affrontano temi importanti del mondo dei musei. In questi 50 anni noi abbiamo assistito a grandi elementi di cambiamento, a nuovi paradigmi che riguardano la visione del museo, a un rapporto diverso che sempre più si sta sviluppando come attese, ma anche come risultati da parte del rapporto fra musei e società, e il nostro spazio di incontro è stato decisamente importante per sviluppare una cultura museologica del mondo scientifico che si manifesta attualmente particolarmente coesa, grazie anche all'esistenza e ad alcuni canali, come canali di pubblicazione delle riviste della nostra associazione, come Museologia Scientifica, che è una rivista ormai storica con quasi 40 anni di attività alle spalle, una rivista che ha nei suoi lavori ovviamente un suo DOI, e ogni articolo va a costituire una risorsa digitale che contribuisce alla diffusione dei contenuti sia della conoscenza che del dibattito che riguarda il mondo della museologia. Ma cerchiamo di venire a qualche cosa che riguarda più il rapporto fra il mondo del museo scientifico e del digitale. Ah, forse è importante dire che in seno all'associazione sono rappresentate sia soci individuali che soci istituzionali. I soci individuali sono operatori del settore, quindi conservatori, direttori di musei, educatori, ricercatori, e tutte competenze che in qualche modo si muovono nel settore della museologia. Ci sono però, e soprattutto, 140 soci istituzionali, circa 140 soci istituzionali, che sono musei e sistemi museali o raggruppamenti di musei, che costituiscono un bacino di quasi 250 musei scientifici, che in qualche modo costituiscono una rete culturale importante all'interno della nostra associazione. Quindi un bacino di scambio di idee, di confronto e di rete estremamente stimolante ed importante. Come il digitale si muove e si utilizza nei musei scientifici? Ci sarebbe bisogno di interventi lunghissimi, chiaramente quando vi parlo di numeri come quelli che poco fa ho detto, quindi circa 250 musei all'interno di un'associazione, se andasse a fare una salve di quelle che sono le attività che in qualche modo riguardano il digitale sarebbe una cosa estremamente lunga. Ma possiamo distinguere soprattutto due filoni in cui si muove l'utilizzo dell'ambiente digitale nei musei scientifici. Uno chiaramente è quello storico più antico della gestione. Ricordo con Carmine, ormai sono 20 anni fa, quando lavoravamo sul campo della catalogazione dei beni culturali in seno a ministeri, eccetera. Quindi il termine, chiaramente la parte digitale legata alla gestione del patrimonio è qualcosa che è data molti anni e sui quali c'è poco da aggiungere. La parte che è estremamente importante invece è quella che riguarda il macrocampo dell'accessibilità ai contenuti. Chiaramente i musei scientifici hanno una particolarità, non solo
sono storicamente molto diffuse sul territorio e spesso legate a istituzioni culturali, ma conservano all'interno un numero di reperti che è caratterizzante proprio della tipologia del museo scientifico. Si va da musei che hanno centinaia o migliaia di reperti all'interno a istituzioni come il Sistema Museale dell'Università di Firenze, che ha circa 10 milioni di reperti all'interno dei suoi musei. Un censimento che l'AMS ha condotto anni addietro per la mappatura delle collezioni, anzi solo delle collezioni naturalistiche in Italia, aveva evidenziato per quanto riguardava il ramo biologico, questo avveniva nel 2013, fra botanica e zoologia, oltre 60 milioni di reperti in un numero preciso di istituzioni che erano circa una settantina, ma il censimento avrebbe, e probabilmente continuerà, avrebbe potuto svilupparsi attraverso altre collezioni, andando a superare di gran lunga il centinaio di milioni di reperti all'interno di un insieme di musei limitato nel numero. È chiaro che in questo caso l'accesso digitale porta a una fruizione, può portare a una fruizione di un patrimonio così ricco che i musei non sono in grado di assicurare. Quello che viene normalmente esposto, comunque fatto conoscere dei musei scientifici, è molto spesso inferiore all'uno per mille degli esemplari contenuti all'interno delle collezioni. Capiamo bene che il digitale può diventare una forma di, e lo è, perché vediamo poi cosa sta bollendo in pentola, anche su progetti che solo riguardando l'attualità, i giorni che stiamo vivendo, dimostrano un fermento e un interesse particolare nel campo dell'accessibilità digitale al nostro patrimonio scientifico. Mi riferisco al fatto che proprio in questi giorni, in questo periodo, sta partendo una parte, uno degli obiettivi del National Biodiversity Fusion Center, che è una struttura creata nell'ambito dei finanziamenti del PNRR, che ha fra i suoi obiettivi questo centro chiamato comunemente Centro Nazionale della Biodiversità, l'accesso e l'educazione alla biodiversità attraverso la digitalizzazione di circa 5 milioni di reperti all'interno dei musei scientifici. È un processo che ha la sua funzione sia nel far conoscere, far accedere a questi reperti, sia nel sensibilizzare la collettività attraverso anche questo strumento alla tutela di quella grande fondamentale ricchezza che è la nostra biodiversità. Ma contemporaneamente sta partendo un progetto analogo che si differenzia nelle modalità operative, che si chiama Itineris, che anche in questo caso vuole, in relazione anche con il National Biodiversity Fusion Center, digitalizzare, rendere disponibili, quindi accessibili a ogni tipo di pubblico, anche in questo caso centinaia di migliaia di reperti. È chiaro che si vengono a creare delle risorse, con questi numeri, delle risorse digitali molto importanti. A questo punto la sfida sarà quella di sviluppare una cultura delle progettualità, di coprogettare, appunto, come diceva poco fa Carmine, co-costruire, anzi addirittura, percorsi che mettano a frutto queste grandi potenzialità che si vengono a creare in un ambiente così ricco di fonti e al tempo stesso così attivo nel campo dell'acquisizione digitale dei reperti e dei campioni. Qual è però il punto su cui mi piace più puntare l'attenzione e lanciare la riflessione? Su quella che è probabilmente la più importante sfida del rapporto, o comunque del binomio, fra musei scientifici e digitale. A cosa mi riferisco? I musei scientifici probabilmente sono sempre stati un po' diversi rispetto nel loro metodo, nelle loro priorità, rispetto ad altre tipologie di museo. Sono quelli che hanno per primi iniziato a sviluppare delle attività laboratoriali
e che si sono mossi nel campo dell'educazione, agli aspetti scientifici, abbandonando quella velleità di essere delle strutture in cui in qualche modo si cercava di sopperire a dei deficit nell'insegnamento e in altri aspetti. Mai negli ultimi 30 anni i musei scientifici sono più visti come soggetti che in qualche modo volevano insegnare ai ragazzi delle scuole, al pubblico in generale, eccetera, ma si sono posti l'obiettivo di educare ai temi scientifici il pubblico. Chiaramente la differenza, non c'è bisogno che la spieghi, tra la didattica e l'educazione, perché sono due cose che anche dal punto di vista proprio etimologico parlano da sé. Ma questo cosa si porta dietro? Si porta dietro il fatto che i musei sempre di più sono luoghi, anzi, chiamiamoli, sono spazi di esercizio delle relazioni, e sono spazi in cui il patrimonio diventa l'occasione per una fruizione collettiva, spazi sociali di incontro, spazi in cui si coltivano aspetti emotivi e aspetti affettivi, che in qualche modo condizionano l'accesso al patrimonio, che in qualche modo ha bisogno non solo di una fisicità di rapporto fra la persona e l'istituzione, ma soprattutto sono spazi dove le relazioni fra persone vengono costruite. Quindi questo in qualche modo sembrerebbe evidenziare una problematica di utilizzo nel digitale, invece possiamo vedere che non è assolutamente così. Quindi noi dobbiamo vedere i musei come spazi dove la fruizione è collettiva, dove si incontrano famiglie, gruppi, amici, comunità, luoghi in qualche modo anche di lotta alla solitudine, spazi sociali. Già dagli anni 70 Clifford aveva evidenziato il museo come contact zone, come spazio di contatto fra gli interessi, fra le culture, fra i punti di vista, fra le passioni, eccetera. E quindi tutto questo porta a una riflessione importante su quello che il digitale deve fare all'interno dei musei, che se vogliamo forse si discosta molto da quell'elemento su cui ho iniziato inizialmente, di digitalizzazione del patrimonio attraverso la creazione di file che in qualche modo rappresentano gli oggetti. Questo è estremamente importante come forma di accessibilità al patrimonio culturale, ma non ottempera quelle necessità, quella visione che invece i musei hanno nel loro rapporto con la società. Quindi, premesso questo, la riflessione sulle le applicazioni delle tecnologie digitali ci portano a pensare che l'informatizzazione dei beni culturali e il digitale possono consentire varie cose. E fra queste mi piacerebbe pensare a 4 o 5. Una di queste, vabbè, una maggiore interattività fra i soggetti e gli ambienti. Un rapporto diverso e quindi ridefinito tra il visitatore e le opere, se vogliamo in campo museale, nel nostro caso, diciamo, e i beni e gli oggetti, i reperti scientifici. Questo per quanto riguarda più l'aspetto patrimoniale. Per quanto riguarda l'aspetto sociale, invece, vedo due punti diversi, fondamentali, che passano attraverso il digitale. Quello appunto di creare delle reti sociali che abbiano l'intento, in qualche modo, di far condividere interessi e contenuti a persone che li hanno in comune. Di conseguenza, questo può portare al utilizzo del digitale fondamentale per enfatizzare e promuovere il museo come spazio di esercizio delle relazioni, ma anche promuovere in qualche modo la fruizione collettiva e sociale del museo, che in tempo e in luogo diverso rispetto al digitale abbia comunque con il digitale un elemento di collegamento nell'implementazione di quello che è l'aspetto esperienziale. Basti pensare, per esempio, nei musei si usa moltissimo attualmente lo storytelling digitale, che non è altro che la forma di presentazione di esperienze, in molti casi,
che riguardano proprio il rapporto tra il visitatore e il museo attraverso una narrazione che evidenzia un potenziale anche educativo e comunicativo assolutamente straordinario. Inoltre, e con questo forse come proposta, come idea, si può chiudere, proprio andare a sottolineare l'importanza di questa co-creazione di contenuti che possono nascere fra il museo, i suoi oggetti, le sue competenze e i visitatori che in qualche modo possono diventare forma di espressione di quelle relazioni che sempre di più sono al centro della mission dei musei scientifici e dei musei, mi permetto di dire, in generale, e che quindi possono trovare nell'utilizzo del digitale che vada oltre la creazione di documenti e file culturali delle opportunità di sviluppo di relazioni che assolutamente vanno in linea con quella che è la mission del museo dei nostri giorni. Io chiuderei in questo modo l'intervento sperando di non essere stato troppo fuori tema, visto che ero un po' eccentrico rispetto ai temi trattati questa mattina. Vi ringrazio. Grazie Fausto, no, assolutamente fuori tema, no, direi che abbiamo messo un altro angolo in vista della complessità del sistema. È chiaro che, così come prima ho sottolineato per il comparto moda, estremamente complesso, anche l'associazione che è portatrice di interessi di tutti i musei scientifici nazionali, di tutte le tipologie, dall'orto botanico fino a quello di fisica o di zoologia, eccetera, è esso stesso un patrimonio anche non solo didattico per la storia dell'insegnamento delle scienze, ma anche e soprattutto anche un luogo, anche in questo caso, di orientamento. Io ho sempre pensato che orientare gli studi nella botanica piuttosto nella biologia, eccetera, i musei scientifici fossero un luogo privilegiato. Privilegiato anche con l'utilizzo del digitale, se io posso immaginare, oggi pomeriggio dovremmo vedere qualche esempio, che la ricostruzione diastorica di un contesto in cui viveva un animale, quindi i contesti sociali e ambientali di un modo sostanziale anche per, se vuoi andare oltre la semplice zoologia, ma per andare alla geografia, va andare oltre. Io quindi direi che questo è un altro settore con i quali va fatto aperto un ragionamento, non tanto un necessariamente che deve essere di carattere il fulcro, ma soprattutto per chi opera nei confronti dei nostri studenti, ma anche per mettere, ho sempre considerato, insomma, il patrimonio degli orti botanici. Gli orti botanici nascono in Italia, lo sappiamo, quattro gatti e mezzo. Forse varrebbe la pena di anche rivendicare un ruolo nella storia della scienza e della scienza in generale come contributi italiani, e questo la testimonianza sta dentro i vostri musei. Grazie Fausto. Io non so se c'è un altro amico, un compagno di viaggio di queste avventure nel mondo delle scienze, della scienza, Michele Lanziger, che ancorché attuale presidente dell'ICOM Italia, in realtà è il direttore del museo di Trento, che ha fatto con noi una grande rivoluzione da museo comunale, è diventato un punto di riferimento internazionale proprio nella didattica, ma anche per avvicinare il grande pubblico ai temi della scienza. Io ho l'impressione che Michele ha dei problemi. A questo punto chiedo alla professoressa Giuseppina Cutolo, responsabile educazione al patrimonio culturale e paesaggistico di Italia Nostra, di intervenire.
ringraziandola e soprattutto ringraziarla per, credo, non so se è stato già firmato, ma sta in dirittura d'arrivo, un protocollo d'intesa fra noi e loro che ci, come dire, ci impegna ulteriormente a fare qualcosa insieme. Grazie Giuseppina. Devi attivare l'audio. Ecco. Sì, grazie per avermi coinvolta in questa straordinaria avventura di cui sei artefice da tempo e che io ho scoperto solo da poco, e anche se c'è già stato un precedente protocollo tra Italia Nostra e Dicalter, questa volta intendiamo insieme darne compiuta applicazione. E sono qui per portare qualche esperienza, ma soprattutto, come diceva chi mi ha preceduto, per ascoltare le esperienze altrui, perché vedo che di strada ne è stata fatta davvero, davvero tanta. E noi che ci occupiamo come Italia Nostra di beni culturali da quasi 70 anni e come settore educazione al patrimonio culturale e paesaggistico da 50, sentiamo questo bisogno di trasferire le tante buone pratiche, i tanti prodotti cartacei che nel tempo sono stati realizzati in formato digitale perché abbiano adeguata divulgazione, perché se è vero che la società è cambiata, questa tematica rimane profondamente attuale, anzi ancora più attuale, e richiede un coinvolgimento massivo delle comunità perché si possa agire efficacemente per la tutela e per la salvaguardia del nostro straordinario patrimonio. Io provo a condividere lo schermo. Un attimo solo. Non so se lo vedete. Sì. Perfetto, allora amplio un attimo. Parti dalla prima però. Sì. Ecco, vorrei allargare la presentazione dall'inizio. Ok. E come dicevo, da decenni Italia Nostra ha voluto creare un settore specifico che si occupasse dell'educazione al patrimonio culturale e paesaggistico della nazione. I nostri fondatori sono stati veramente personaggi di grande spessore culturale, e così come chi ha organizzato e gestito il settore educazione al patrimonio veniva da una scuola estremamente impregnata di quella cultura relativa proprio alla tutela e alla salvaguardia che obbedisce in qualche modo, si ispira soprattutto all'articolo 9 della Costituzione recentemente modificato. Quindi patrimonio culturale e paesaggio come fattore di legame sociale, di promozione del progresso umano, che intende, chiede collaborazione alla scuola e offre alla scuola strumenti per avvicinarsi a questi temi. E quindi nei decenni sono state elaborate, sono state attuate esperienze le più varie, e grazie proprio ai nostri docenti volontari è stato elaborato un modello di educazione al patrimonio culturale che gli studenti possono replicare in tutti i contesti territoriali e culturali. I due focus su cui concentriamo la nostra attività sono la lettura, la conoscenza, la valorizzazione del paesaggio e la cittadinanza attiva. Quindi l'obiettivo è quello di formare cittadini consapevoli e in grado poi di procedere e di farsi paladini, presidio proprio del nostro patrimonio culturale e paesaggistico. Quindi negli anni sono stati
messo in campo una serie di percorsi di formazione, di aggiornamento per docenti, dirigenti e studenti stessi, rivolti agli studenti stessi, che hanno rappresentato dei percorsi di riflessione sulle tematiche più varie, dal turismo sostenibile allo sviluppo sostenibile, ai diversi paesaggi che la nostra nazione contempla. E tra gli obiettivi non abbiamo mancato di individuare e perseguire l'utilizzo degli strumenti digitali per educare alle immagini e all'immaginario, a saper valutare qual è la bellezza autentica, qual è il valore autentico rispetto alla falsità. Naturalmente il territorio è stato il laboratorio di ogni attività, partendo dal presupposto che basta osservare il territorio, basta osservare il paesaggio e sentirlo profondamente con tutti i suoi elementi costitutivi, parte della nostra storia e della storia delle comunità, e poi elaborare con i nostri docenti referenti presenti in ciascuna delle nostre 200 sezioni dei percorsi di formazione che vanno dalla scuola dell'infanzia. Prima diceva Carmine Marinucci che tutti i ragazzi, anche i più piccoli, hanno una capacità di rielaborare il racconto, di narrare e di creare che noi a volte sottovalutiamo. In che modo mettiamo a terra, diciamo, queste idee progettuali? Attraverso dei piani didattici annuali che elaboriamo nel corso del seminario di aggiornamento annuale organizzato a livello nazionale, dove affluiscono i nostri referenti scuola delle sezioni dei consigli regionali. E come vedete i nostri temi sono quelli di sempre, il paesaggio, e in particolare in quest'ultimo anno ci siamo occupati dei paesaggi di confine, cioè di quei paesaggi di transizione dove le diversità a volte esplodono, a volte dividono, a volte invece possono essere un varco per comprendersi, per comunicare. Un progetto che abbiamo messo in campo con l'Università La Sapienza, di cui poi spiegherò meglio le attività. La transizione ecologica nel patrimonio culturale e la sua valorizzazione sostenibile, la conoscenza e la divulgazione attraverso campagne programmatiche per la tutela del patrimonio, naturalmente cercando di far conoscere a docenti e studenti i principali documenti che riguardano la tutela, e poi, e quindi il codice dei beni culturali, la Convenzione europea per il paesaggio. Anche noi, come penso, come anche di Calter ho avuto modo di apprendere, abbiamo ipotizzato dei percorsi PCTO per le competenze trasversali e l'orientamento, naturalmente focalizzati sui temi della tutela, e quindi con l'obiettivo della rigenerazione educativa dei giovani all'ambiente, al paesaggio, al patrimonio, alla cultura materiale e immateriale. Anche il potenziamento dell'insegnamento dell'educazione civica è stato un obiettivo, e lo sarà anche per il prossimo anno, importante dei nostri percorsi PCTO. La conoscenza di nuove professionalità connesse alla salvaguardia, alla tutela, alla comunicazione e alla divulgazione del patrimonio, il rafforzamento di una metodologia di ricerca, l'acquisizione di competenze digitali. Quindi l'obiettivo generale, principale, è la conoscenza del patrimonio artistico, culturale, paesaggistico nazionale e l'educazione alla sua tutela e valorizzazione in un'ottica più ampia di sviluppo sostenibile e di cittadinanza digitale. Quindi, vedete, l'aspetto che oggi stiamo approfondendo ci interessa in maniera particolare. Questi sono i nostri percorsi PCTO,
che hanno dei titoli, diciamo, esemplificativi di quello che è il contenuto. Io non ti abbandono riguardo ai beni monumentali, paesaggistici a rischio. In produttivo IN indica Italia nostra. Sull'archeologia industriale. Mi sporco le mani riguardo il patrimonio immateriale, i musei del territorio, i piccoli musei che spesso vengono poco praticati e conosciuti, il turismo sostenibile in cammino, lo sviluppo sostenibile e i paesaggi al confine di cui prima facevo cenno. Come li sviluppiamo questi percorsi? Abbiamo creato e implementato una apposita piattaforma di formazione. I nostri docenti che partecipano a questi momenti di formazione vengono regolarmente iscritti sulla piattaforma SOFIA e ricevono gli attestati dal Ministero e da Italia Nostra. Ciascun percorso prevede da parte degli studenti, guidati dal docente tutor interno, prevede l'esame di diversi moduli attinenti a quell'argomento specifico, in questo caso il percorso 6 sullo sviluppo sostenibile. Noi come Italia Nostra offriamo il supporto di un tutor di Italia Nostra esperto che interloquisce con il tutor interno. A questa piattaforma ha dato un contributo importantissimo proprio per la realizzazione la società GeoSmart Campus con cui collaboriamo già da qualche anno e che ci ha messo a disposizione per la consegna degli elaborati, che spesso costituisce un problema in quanto non si ha a disposizione una memoria, un archivio digitale adeguato, una piattaforma internazionale, ESRI, a livello nazionale ESRI Italia, che consente produrre degli elaborati di storytelling attraverso un sistema di mappe di geolocalizzazione di cui questa piattaforma è esperta. E quindi abbiamo avuto anche dei momenti, dei seminari di formazione in webinar per i docenti tutor all'uso di questa piattaforma. È stata quindi l'occasione per fornire competenze digitali innovative sia ai docenti e sia agli studenti. La piattaforma specifica che noi utilizziamo in ESRI è ArcGIS Story Maps, che veramente schiude un universo alle possibilità di realizzare dei prodotti efficaci, di rapida comunicatività e facilmente e di archiviazione nel tempo garantita. E con questo progetto, quindi, dei nostri PCTO e in particolare progetti di confine, abbiamo partecipato alla fiera dell'innovazione di Firenze Didacta, dove davvero abbiamo compreso quanto lavoro si sta facendo nel campo dell'innovazione. Io stessa, per mia formazione personale, sono stata una formatrice dell'Indire e dell'Invalsi, quindi da sempre ho partecipato ai momenti di formazione di grande spessore e valore dell'Indire. E di questo mi sono avvalsa per stimolare all'interno del settore educazione di Italia Nostra anche momenti di formazione specifica diretti verso l'innovazione digitale. Sono stata anche formatrice del piano PNSD e come Italia Nostra già dal 2017 noi abbiamo messo in campo un progetto chiamato Informazione e Innovazione, che si proponeva di creare dei nodi digitali a livello nazionale per l'archiviazione, la digitalizzazione e l'archiviazione delle buone pratiche sviluppate nel corso dei decenni
dall'associazione nel settore di educazione al patrimonio. Questo era un progetto della Direzione Generale del Terzo Settore, finanziato dal Ministero del Lavoro, che ha dato una spinta importante nell'accesso, come dire, alle tutte le prospettive digitali da parte dell'associazione. E a Firenze abbiamo anche portato appunto questo progetto Paesaggi di Confine, che prevede la creazione e la realizzazione di kit didattici da fornire a docenti, scusate, e studenti, con delle lezioni tematiche fruibili online, proposte di attività, creazione di Teenager Lab. È un progetto che ha durata biennale e che si completerà a fine 2023. Da ultimo, per attenzionare, segnalare i beni culturali, paesaggistici a rischio, abbiamo creato una mappa digitale del rischio, diciamo, dei nostri beni monumentali e paesaggistici, per cui la cosiddetta lista rossa. Ciascun cittadino, chiunque, socio o non socio, può segnalare attraverso la produzione di una scheda di catalogazione dello stato di fatto e della proposta di restauro o di recupero di un bene che sembra essere in pericolo, si ritiene essere in pericolo, che noi quindi acquisiamo, verifichiamo, valutiamo e segnaliamo al Ministero dei Beni Culturali. E quindi è un lungo elenco, sono tantissime, qui alla carta non si evince, sono migliaia. Alcuni sono stati verificati e già, come dire, sottoposti a recupero e valorizzazione d'intesa con i ministeri con cui abbiamo dei protocolli e anche con le risorse del, quando è possibile, dell'associazione stessa. Quindi abbiamo, come dire, al nostro vantaggio delle esperienze, ma siamo consapevoli che ancora tanta strada c'è da fare ed è per questo che abbiamo davvero necessità di avvalerci della grande esperienza e di questa capacità innovativa che di Calter, attraverso un partenariato straordinariamente competente, mette in campo. Un'opportunità che abbiamo deciso subito di cogliere e che spero ci apra nuove prospettive di collaborazione. Grazie. Grazie a te, Pina. Siamo noi onorati, perché credo che ognuno di noi, al di là del digitale o meno, è cresciuto culturalmente proprio partendo da organizzazioni come Italia Nostra ed altre. Quindi credo che siamo noi estremamente onorati di far parte di questa bella storia, una storia italiana che poi si è sviluppata anche sul piano europeo con Italia Europa Nostra. Europa Nostra, sì. Esatto, con il quale in maniera sporadica abbiamo fatto qualche cosa, soprattutto quando avevamo un buon rapporto con loro, l'onorevole Silvia Costa. In realtà metteremo, come vuol dire, da buoni fratelli a fattor comune le esperienze per capire al momento quello che possiamo fare. Su questo davvero è importante anche avere qualche... Voi avete un patrimonio rispetto a noi importante, siete sul territorio, siete più di 200 delegati in tutte le regioni, quindi conoscete diciamo l'humus territoriale, e credo che questo sia un grande valore. Mettere a fattor comune queste due cose, la nostra rete, la nostra progettualità, e credo che sia importante. Mi riferisco, per esempio, hai citato
Io l'ho sempre tenuti come riferimento anche quando noi abbiamo elaborato il nostro progetto di PCTO. Quindi per noi quello secondo me è un luogo dove possiamo confrontarci, solo che noi abbiamo fortemente incardinato il nostro PCTO alle sfide. Le sfide del nostro hackathon devono produrre un prodotto. I prossimi giorni Giovanni, il nostro direttore Giovanni Piscola, ha già fatto l'elenco delle scuole che presenteranno qualche cosa. PCTO è la stessa cosa. PCTO lavora in classe che poi alla fine produce qualche cosa. Come dire, stiamo lavorando sullo stesso livello, ma come se fossimo due la mano sinistra non sta nella scuola, dico nella mano sinistra sì. non sta. Allora io credo che questo sia uno degli aspetti, perché le sfide sono oggettivamente, noi le ripenseremo questi giorni, anche grazie a voi se ci date suggerimenti, qualcuna se non è raccolta è inutile portarsela appresso. Sicuramente però queste sfide sono il luogo dove che i ragazzi abbiamo visto che si intriga, c'è proprio voglia di partecipare, di raccontare, eccetera. Penso al romanzo collettivo, cioè decine di ragazzi sono riusciti a scrivere qualcosa. Se accanto a questo c'è anche l'attività formale del PCTO, e magari voi che siete sui territori aiutate la scuola a realizzare, perché poi c'è il tutor scolastico, ma c'è il tutor anche fuori della scuola. Credo che questa prospettiva possa essere particolarmente, almeno per noi, sfidante. Un ragionamento che adesso, anche mentre parlavi con Giovanni, ci scambiavamo sui nostri canali di comunicazione, è questa, cioè la vera sfida è metterci a sistema. Io posso essere utile a voi e voi a noi, poi noi, come ben sapete, di carta non è nulla, è semplicemente un aggregatore di soggetti, di persone, di progettualità, di condivisione, quindi ci mancherebbe. E su questo è chiaro che un supporto con alcune organizzazioni che hanno partecipato oggi, come l'AMS, ma soprattutto i due ministeri, credo che sia una importante. D'altra parte, voi come Italia Nostra siete un punto di riferimento, siete sempre stati un punto di riferimento dei due ministeri, quindi non è che giocate fuori casa. Non dobbiamo semplicemente virare un momento le prospettive, che sono quelle che mi pare che siamo riusciti a mettere, cominciato a ragionare. Soprattutto chi può, alle 2:30 c'è la seconda parte di questa giornata che ci fa vedere davvero le esperienze di uso del digitale nel patrimonio, per la valorizzazione del patrimonio. Credo che quello è un modo sostanziale, come dire, per ragionare insieme, no? Le buone prassi servono per evitare di rifare le stesse cose e magari di fare anche sbagliate. Credo che questo sia la nostra. Su questo mi piacerebbe, come dire, Laura, scusami se ti chiamo in causa, se fossimo osservati da voi, non vi chiediamo niente, che a un certo punto, come dire, ok, ci osserviate, ecco, niente di... Come sai, i nostri discorsi sono chiari, nel senso che noi siamo un'organizzazione non profit e quindi non abbiamo nessuna pretesa di nessun genere. Abbiamo però una parte, questa rete, questi strumenti, grazie a Giovanni ed Antonio Di Lorenzo che si nasconde, riusciamo a mantenere in piedi,
ma abbiamo per esempio questa rivista, la nostra rivista Culture Digitali, che non so Giovanni se sei riuscito a mettere il PDF, perché quindi che sì, è presente. Quella diciamo così, di fine aprile, e che è online scaricabile, dove ci sono tante belle esperienze e appunto nascere proprio per condividere buone prassi, riflessioni, bei progetti, perché è questo, perché fare un corso significa pure dargli gli strumenti alle persone, e se gli strumenti li condividiamo e li anticipiamo, credo che sia importante. Io non ho fatto troppo lungo, e se qualcuno vuole aggiungere qualcosa, siamo qui. È ora di pranzo, quindi vi prendo per fame. Grazie davvero per di tutto, e noi rimaniamo, grazie veramente tutti, e bella mattinata, vi ringrazio, e ci serve, ho preso appunti, perché noi quello, il presupposto di questo, questo convegno, questo Educarale, è quello di cercare di avere contezza delle buone prassi. In realtà io spero che fra settembre e ottobre riusciamo a fare il numero speciale, o perlomeno quello che riusciamo a fare. La carta di Pietrelcina è pronta, la presento domani. A questo punto mi piacerebbe, qui lancio l'idea magari ai ministeri, perché la raccolgono, di farla in una sede fisica, quello di rilanciare la nostra programmazione per il prossimo anno scolastico, che è fatta da tanti soggetti, e siamo in parte qui, ma altri, come dire, li stiamo incontrando in questi giorni, ma abbiamo anche degli strumenti, cioè la carta di Pietrelcina, che ci piace o meno, è uno strumento condiviso, che la vedo, molti di voi l'hanno scritto, ma nello stesso tempo se riuscissimo a avere anche diciamo questo insieme, questo indice, poi magari sarà in parte online, in parte cartaceo, quello che sia, sulle buone prassi su questo tema, questo ci consente di affrontare il prossimo anno scolastico, come dire, con le idee un po' più chiare, non dico chiare, un po' più chiare chi siamo, che cosa vogliamo fare e come lo vogliamo fare. Credo che questo sia, come dire, una bella cosa, non dico per ripetere la giornata di oggi, ma perlomeno per dire ok, fate, tirate le somme, ci piacerebbe, pensiamo di fare, e per essere trasparente fino in fondo, noi lo faremo, nel senso che di carte, come da 8 anni a questa parte, le ha fatte e continuerà a farle insieme, come dire, a mio avviso è un valore aggiunto in più. Grazie.